Salve amici, benvenuti nel mio canale YouTube. In questo video vi propongo l'ascolto della registrazione audio di una nuova udienza del processo sulla presunta trattativa Stato-mafia. L'udienza si è tenuta mercoledì 11 dicembre del 2013 a Milano. A rispondere alle domande del PM Vittorio Teresi è il collaboratore di giustizia Giovanni Brusca. Giovanni Brusca nasce a San Giuseppe Jato il 20 febbraio del 1957, è stato un membro della mafia e oggi è un collaboratore di giustizia. Era un membro di rilievo di Cosa Nostra, era il capo del mandamento di San Giuseppe Jato ed era esponente di spicco del cartello dei Corleonesi. È stato condannato per oltre un centinaio di omicidi, tra cui quello tristemente celebre del piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio del pentito Santino Di Matteo, e l'omicidio del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e dei tre agenti di scorta, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. Brusca ricoprì un ruolo fondamentale nella strage di Capaci, in quanto fu l'uomo che spinse il tasto del radiocomando a distanza che fece esplodere il tritolo piazzato in un canale di scolo sotto l'autostrada, quindi è da considerarsi l'esecutore materiale. In seguito al suo arresto, decise di diventare un collaboratore di giustizia. La registrazione audio è stata presa dal sito di Radio Radicale e fa parte dell'archivio di Radio Radicale. Mi raccomando, se vi piace il mio canale YouTube, iscrivetevi e attivate la campanella. In questo modo sarete sempre informati ogni volta che pubblico un nuovo video ed entrate a far parte della mia community. Se il video vi piace, mettete un bel like e lasciatemi un commento, in questo modo mi farete conoscere la vostra opinione. Ora guardiamo la sigla e poi ascoltiamo la registrazione audio. Allora, l'udienza di oggi, come sapete, era destinata all'esame dell'imputato Brusca Giovanni, e quindi possiamo nel frattempo farlo entrare. Allora, buongiorno, diamo atto quindi che presenta altresì l'imputato Brusca Giovanni, assistito, mi pare che l'abbia già indicato, che sono entrambi presenti. Allora, prima di iniziare l'esame, Brusca, la devo dire, lei è imputato in questo processo, quindi ha la facoltà di non rispondere. Devo informare che se sta dicendo che intende rispondere, il procedimento comunque seguirebbe il suo corso. Se lei intende rispondere, sa che le dichiarazioni potranno essere usate anche nei suoi confronti e per le dichiarazioni che dovessero riguardare i terzi potrebbe assumere in seguito la qualità di testimone, fatti salvi garanzie e incompatibilità di legge. Quindi lei vuole rispondere? Le sue generalità non le abbiamo in quanto imputato in questo processo. Dobbiamo forse il microfono, effettivamente sembra un po'... Intendo rispondere. Ah, ecco, adesso sentiamo. E allora a questo punto possiamo dare la parola al pubblico ministero che ha chiesto. Sì, Presidente, grazie. Volevo innanzitutto fare presente che dovremmo probabilmente chiedere all'imputato Brusca se intende accettare l'anticipazione del proprio esame. Ma questa l'avevamo già chiesto precedentemente, l'esposto di acclarato. Quando abbiamo programmato... Questo atto era stato già consultato sia bene. L'imputato sia i suoi difensori avevano dato il consenso, altrimenti non avremmo fissato questa anticipazione. Una seconda... Comunque, confermo. Lei conferma la disponibilità, l'anticipazione dell'esame. Grazie. Una seconda questione di natura tecnica, pur non essendo molto alto, anzi tutt'altro, fare l'esame in piedi mi creerebbe qualche problema perché il microfono è stato autorizzato. Questo vale anche poi per gli altri, anche per i microfoni. Sicuramente può condurlo da seduto. E allora? E possiamo dare inizio quindi con i pubblici ministeri. Io Brusca, buongiorno, sono il dottor Teresi. Buongiorno. Lei dovrebbe per favore dire alla Corte se e quando, per quanto tempo, ha fatto parte dell'organizzazione Cosa Nostra. Io sono stato affiliato intorno al 1975-76 dalla famiglia di San Giuseppe Jato, che la stessa faceva capomandamento.
allora il capomandamento era Antonino Salamone, però reggeva il mandamento mio padre Busca Bennato. Il padrino di affiliazione è stato Salvatore Rina, alla presenza di tutti gli altri componenti della famiglia Giuseppe Ato e altri. Questo ruolo di soldato semplice l'ho ottenuto fino al 1989, inizio 90, dal 90, da questa data fino al momento del mio arresto, come in qualità di reggente del mandamento di San Giuseppe Ato. Dopo 3 giorni dall'arresto cominciai a collaborare con le autorità giudiziarie, con i cosiddetti colloqui investigativi, e poi dal 9 10 agosto con le autorità giudiziarie. Senta, lei ha detto che nel momento della sua affiliazione Salamone era l'effettivo titolare, per così dire, del mandamento, ma la reggenza l'aveva suo padre. Vuole spiegare alla Corte il concetto di reggenza? Nel senso che Antonio Salamone non era presente sul territorio, in quanto era sempre fuori da San Giuseppe Ato, in particolar modo risiedeva in Brasile, e quindi sostituiva mio padre il reggente, più che altro sostituiva, non reggeva. Benissimo. E quando subentra lei per la reggenza del mandamento, quindi intorno all'89-90, come ha detto, per quale ragione viene data a lei la reggenza? Perché prima di me la reggenza l'aveva Baldassare Di Maggio. Facciamo un passo indietro. Mio padre è stato arrestato nel 1985, se non ricordo male, settembre 85. Io mi trovavo a Vallinosa, al confine, non ero presente sul territorio, sono rientrato, avevo la sorveglianza speciale per partecipare al macchese processo in quanto ero imputato. Però nel frattempo Salvatore Rina e mio padre hanno voluto che la reggenza la mantenesse Di Maggio Baldassare, uomo d'onore della famiglia di San Giuseppe Ato. Poi per una serie di circostanze che non si comportava secondo le regole di Cosa Nostra, mio padre prima e con l'accordo di Salvatore Rina ha voluto che io sostituisse il Di Maggio. Ho capito. Lei è stato, ha detto, arrestato dopo la sua affiliazione. Qual è la data del suo primo arresto? Io sono arrestato per circa una ventina di giorni nell'82, poi nel febbraio 82, nell'84 per le dichiarazioni di Tommaso Buscetta. Quindi nell'ambito del maxi processo? Precisamente. Sì. E poi l'ultimo arresto, quello che attualmente sono in carcere. Nell'84 per quanto tempo è stato detenuto? 5 mesi e mezzo, 5-20 giorni, poi sono stato trasferito, mandato al confine a Linosa per circa 10 mesi e poi sono rientrato con l'inizio del macchese processo. Quindi in che periodo esattamente? Credo che cominciò 31 gennaio, non vorrei sbagliare, 31 gennaio 86. Febbraio 86. Inizio del maxi processo è febbraio 86. Sì, chiedo scusa, io sono rientrato il 31 gennaio del 76. Nel febbraio 86 poi è iniziato, sì. Benissimo. Poi, quindi lei ha il periodo del maxi processo, lei è completamente libero? No, sono per 3 anni rientrato dalla Linosa, subito mi faccio notificare la sorveglianza speciale in quanto mi era stato condannato. Condannato a 3 anni di sorveglianza speciale, e quindi nel frattempo che io partecipavo alle udienze macchese processo, contemporaneamente andavo alle udienze. In più mi ero iscritto a un corso di scuola, però che non frequentavo, ma era più che altro un motivo per andare a venire da Palermo, per avere l'autorizzazione di casermo, alla questura, dipende dalle circostanze. Ho capito. Senza, durante questi periodi in cui lei aveva la sorveglianza speciale, aveva delle limitazioni di movimento, cioè in punto di fatto, ovviamente non voglio sapere quali erano le limitazioni previste dalla legge perché le conosciamo, ma in punto di fatto lei si muoveva liberamente, riusciva a mantenere il suo ruolo all'interno di Cosa Nostra per le necessità dell'organizzazione? Sì, totalmente. Non mi muovevo perché c'era Di Maggio che dovessi avere di capomandamento. Però per quando veniva richiesto il mio ausilio non avevo difficoltà di muovermi, non c'era bisogno di andare a questo, mi muovevo come se fosse libero, tranquillo. E in questo periodo lei aveva anche tale, come dire, libertà di movimento anche da commettere reati? Sì, avevo commesso 2 omicidi. In questo periodo? Sì. In San Giuseppe Ato e forse pure altrove.
Quindi anche fuori territorio, per così dire. Da Camporreale, comunque nel mandamento di San Giuseppe Ato, dove potevo muovermi con facilità. La sua sorveglianza speciale prevedeva anche l'obbligo del soggiorno in un territorio? Gli orari, uscire la mattina alle 7 e rientrare alle 20. E a casa San Giuseppe Ato. Ho capito. Senta, lei poi quando viene nuovamente arrestato? Anzi, vediamo se ha passato e quando, ha trascorso un periodo di latitanza e poi quando viene arrestato di nuovo? Io, la mia latitanza comincia 31 gennaio 1992, con proprio il giorno stesso in cui viene emessa la sentenza del Marchessi 1, nello stesso giorno già viene messo lo spiccato mandato di cattura. E da lì già io, siccome già ve l'aspettavo, avevo cominciato una latitanza circa una settimana prima e mi ero allontanato da casa. E il primo periodo l'ho fatto ad Altofonte, a casa di Mario Santo Di Matteo, e poi Partenico, Palermo, Monreale, Agrigento, nella zona di Cefalù, comunque ho girato abbastanza. Mazara del Vallo, ho girato abbastanza. Ho capito. E nell'ambito di questi appoggi alla sua latitanza lei si rivolgeva solo ed esclusivamente a uomini d'onore, cioè ad appartenenti a Cosa Nostra o anche ad estranei all'organizzazione? Quasi sempre, qualche volta qualche amico mio. Amico personale? Sì, di natura personale. Quando ero proprio stretto necessitato, come mi è successo l'ultimo periodo, però qualche volta lo utilizzavo. Senta, lei ha già detto di suo padre, che era un esponente di spicco in quanto reggente di un mandamento di Cosa Nostra, di un mandamento come quello di San Giuseppe Iato, oltre a suo padre, nella sua famiglia di sangue, ci sono altri esponenti che hanno fatto parte dell'organizzazione? Come affiliato mio fratello Emanuele, sì. Brusca Giuseppe, fratello di mia madre, sì. Brusca Mariuccio, cugino di mio padre, poi c'era Giovanni Genovese, Salvatore Genovese, Nicolò Salamone, fratello di Antonino, c'era Giuseppe Giacomo Gambino, c'era Salvatore Rini, c'era Antonino Madonia. Per motivi di, non so, di affetto e quant'altro, il momento della ritualità non era presente solo mio padre, che era fuori, non ha voluto partecipare. Ora parliamo della ritualità, quindi volevo sottolineare questo dato, cioè che lei proviene da una famiglia di origine, come dire, con quattro quarti di appartenenza mafiosa. Posso dire che dei fatti ho bevuto, mangiato purtroppo in questo contesto criminale. Mafioso criminale. Senta, ma lei da quando, diciamo, nello sviluppo della sua vita, da adolescente, da adulto, eccetera, ha materialmente svolto attività nell'interesse e per conto di Cosa Nostra? Ma le prime indicazioni, il primo indottrinamento, come si può dire, io all'età 10-11 anni portavo il vivere al Calogero Bagarella, a Bernardo Provenzano, in quanto erano latitante a San Giuseppe Ato, ma vicino di casa nostra da un certo danno, e mio padre mi riempiva le borse piene di frutta, di altro, per portarglieli, e queste sono le prime. Poi vedevo quando venivano a casa altri amici di mio padre, si salutavano, si baciavano, ma io un ragazzetto po' così, e da lì è stato sempre un crescendo. Quindi la sua conoscenza con queste persone, Rina, Provenzano e altri, risale già alla sua adolescenza. Sì. Allora lei si ricorda esattamente la data della sua della cerimonia con la quale è stato accolto in Cosa Nostra? Purtroppo la preciso non me la ricordo, perché non ci ho fatto caso. Comunque dopo, prima ancora dell'omicidio del colonnello Russo, cui ho partecipato. Prima ancora dell'omicidio, ricorda l'anno? Credo 75, 76 o 77, comunque questo periodo. L'omicidio Russo è agosto 77. E io quindi, qualche anno prima, se mi sapevo. Qualche anno prima? Sì. Ho capito. E vuole descrivere alla Corte come si è svolta questa cerimonia di affiliazione? Nel senso che a un dato punto sono stato chiamato
quelle persone che ho menzionato poco fa, neanche per ripeterle, mi hanno fatto sedere. Chi l'ha chiamata? Mio Salvatore Rina, o non mi ricordo, comunque uno dei presenti mi ha fatto entrare in questa stanza. Che e fu, dove era? In quale posto? In Contrada D'Annunzi a San Giuseppe Alto, dove è stato arrestato mio padre. Allora proprietà dei signori Ficarotta di Palermo, però la gestione l'aveva il cugino di mio padre Buscamariuccio, quindi avevamo questi locali che ne facevamo uso. A un dato punto mi fanno entrare e cominciano a fare una serie di domande se mi faceva piacere avere a che fare con queste persone. Io, nonostante questa esperienza, però rimanevo un po' così, una serie di domande un po' strane, se ti piacciono l'amicizia. Io già li conoscevo, dico sì, mi piace l'amicizia di queste persone, li conosco. Dice no, perché da questo momento in poi c'è un'organizzazione sotto la SAI, se ci puoi partecipare, tutta una serie di discorsi. A quel punto, uno per rispetto, uno per timore, un altro perché ancora non capivo niente, gli ho detto sì, accetto, senza nessun tipo di problema. E mi prendono la mano, dottorina mi prende l'ago, mi punge il dito, mi fa uscire un po' di sangue, macchiano, avevo una santina, la macchiano, la bruciano, me la fanno passare da una mano all'altra, facendomi ripetere tutta una serie di ritualità, di obblighi, non rispettare la moglie degli altri, non diventare mai confidente, c'è tutta una serie di circostanze che in questo momento non mi ricordo, sì. Ho capito. E in questa... Perché mi rifaccio tutte le... ogni volta che il dottor De Bene, che avendo assistito in altri processi, sono gli stessi che hanno trovato al covo di Delio Piccolo. Ah, bene. L'elenco delle promesse e degli impegni, perfetto, per così perfetto. Dire. Senta, in questo elenco c'è anche un qualche cosa che attiene alla superiorità, alla prevalenza dell'organizzazione rispetto agli stessi interessi della propria famiglia di sangue? Le regole sono che in quel momento il rapporto di sangue smette e diventano obblighi uguali per tutti, regole uguali per tutti. Quindi nei confronti, per esempio, di esigenze della propria moglie, dei propri figli, rispetto a una pressante esigenza di Cosa Nostra, cosa prevale per le regole dell'organizzazione? Prima Cosa Nostra e poi la situazione familiare. E lei questa, come dire, questa regola l'ha non solo accettata in quel momento, ma effettivamente seguita durante il corso della sua permanenza? L'ho seguita e me ne vergogno pure per certi fatti personali che lasciamo perdere. Vabbè, poi vediamo se è il caso di lasciar perdere. No, non voglio perdere, c'è una cosa che mi tocca proprio da vicino e quindi... Ma ho rispettato sì e come li ho rispettati. Ma? Li ho rispettati come? Ok. Quindi lei ha anteposto nelle sue attività l'interesse dell'organizzazione in qualche occasione rispetto all'interesse della sua famiglia di sangue. Senta, in questa cerimonia, lei ha detto Riina ha preso lo spillo e mi ha punto il dito, questo che significa nel cerimoniale di Cosa Nostra? Giuramento di sangue. No, dico Riina assume un ruolo... Ah, chiedo scusa, il ruolo di padrino di battesimo di Cosa Nostra, non normale della Chiesa. Quindi Riina diventa il suo padrino all'interno dell'organizzazione? Precisamente, sì. Senta, e questo ha comportato... Nelle epoche successive, nei momenti successivi a quello dell'affiliazione, un suo rapporto personale diverso che fosse particolare nei confronti di Riina? Guarda, dovete considerare che per il rapporto tra mio padre e Salvatore Riina il mandamento di Corleone e quello di San Giuseppe Ato venivano considerati unici per il rispetto personale fino a un dato punto. E io, a causa del rispetto di mio padre, trattavo Torrina come mio padre, sia per Cosa Nostra ma anche sul piano personale. E quindi questo mi consentiva di, per un lungo periodo, di accompagnarlo, andarci a casa. E quasi gli facevo da facchettodo, un po' di tutto. E Riina come trattava lei? Ugualmente. Quindi con un occhio particolare rispetto... all'atteggiamento che Riina aveva nei confronti degli altri soldati semplici. Sì, io ero il figlioccio, ma a parte questo c'è quello che io facevo già da piccolino,
nel senso, cioè da piccolino, nel senso uomo d'onore, credo che uno dei più giovani tanti fatti in Cosa Nostra, portava ambasciate per tutta la Sicilia, Catania, Agrigento, dove c'era Cosa Nostra, e poi per commettere omicidio. Tutto quello che diceva lui, io ero un robottino, un automa. Mm-hmm. Questo fino a quando? Fino a quando Francesco Salvatore, durante un'udienza pubblica, ebbe a dire che, per motivi meglio non precisati, che ancora mi immagino, però ancora non riesco a capirli, Salvatore Rinci, che aveva voluto uccidere me, mio padre l'aveva sentito in aula, ha cercato in tutti i modi di mandarmela a dire, ma io non riuscivo a capirlo. E poi, un mese prima, 20 giorni prima, comunque si può rintracciare, avevo letto sul giornale di Sicilia le dichiarazioni di Cancemi Salvatore. Scusi, signor Dusca, si dovrebbe avvicinare perché sì, il microfono, perché sì, la voce arriva a pleggia. Sì, un 20 giorni, un mese prima che venisse tratto in arresto, avevo letto queste dichiarazioni rilasciate da Cancemi Salvatore durante un dibattimento pubblico. Si ricorda in che periodo siamo? Io sono stato arrestato maggio 96, quindi 20 giorni, un mese prima, non mi ricordo. Comunque apre il giornale Sicilia, non credeva ai miei occhi, apre sul giornale, lo leggo, lo rileggo, dico non è possibile, non ci volevo credere, perché io per quello vedevo e vedevo, e sarei andato oltre a quello che è stato il mio operato in Cosa Nostra. Vabbè, questo ha a che fare anche con le ragioni della sua collaborazione, il suo pentimento, per così dire, ma ne parliamo dopo. Sì, concludo. Poi per concludere, nel senso che quando poi io cominciai a collaborare, grazie ai magistrati, in particolar modo Alfonso Sabella, ho capito. Finisco, dottore. Sì. Mi ha fatto fare, perché non c'erano le modalità di poter incontrare mio padre, che non lo vedevo da tanti anni, mi ci ha fatto incontrare. Dopo l'atto istruttore ci ha dato la possibilità di parlare 5 minuti, ma la presenza di tutti i cinque funzionari di polizia e magistrati, e lì ha rinnegato il suo passato, si è reso conto dello sbaglio che ha fatto di aver portato i suoi figli a questo macello. Non lo posso dire io, ci sono i funzionari di polizia, c'è il dottor Sabella, che hanno ascoltato con i loro orecchie. E quindi questa è la situazione della famiglia Brusca di San Giuseppe Ato, di Bernardo Brusca. Sì. Senta, lei ha parlato dei suoi rapporti con Rina in relazione anche ai rapporti territoriali tra il mandamento di San Giuseppe Iato e il mandamento di Corleone. Sì. Ecco, allora volevo chiederle intanto qual era la composizione territoriale dei due mandamenti e qual era la composizione, il vertice dell'organizzazione all'interno dei due mandamenti. Cominciamo con San Giuseppe Iato. In quale territorio si sviluppa il mandamento? San Giuseppe Iato, San Cipirello, Piana degli Albanesi, Monreale, Santa Cristina, successivamente Camporreale, San Cipirello, la zona di Altofonte? Altofonte, sì. Credo non nessun altro paese. Monreale l'ha detto? Sì, l'ho detto. E invece Corleone che territorio? Corleone i paesi ambiti, purtroppo pur avendo questo rapporto confidenziale ristretto, non so qual era il territorio che comprendeva, era abbastanza vasto, però non so quanto era abbastanza vasto. Uh-huh. E dal punto di vista invece delle persone che li rappresentavano, lei ha già detto, per quanto riguarda San Giuseppe Iato, che c'era Antonio Salomone, ma risiedeva in Brasile, faceva la spola, reggeva, comunque lo sostituiva suo padre Bernardo Brusca. Poi dopo Bernardo Brusca c'è una reggenza di Maggio, Baldassare Di Maggio. Sì. Le chiedo innanzitutto, visto che c'era questo rapporto personale così intenso tra lei e Rina, come mai la reggenza non fu affidata a lei? Perché, ma questo ci arrivo dopo, uno perché io ero all'Inosa e quindi non ero presente sul territorio. Sì. Due, una volta che già c'era lui, siccome Di Maggio l'avevo cresciuto io, l'avevo fatto affiliare io, quindi c'è una sorta di fiducia, quindi per me non cambiava nulla, io lui, però quando c'erano delle cose più importanti intervenivo io, dipende cosa mandava a chiamare dottor Rina, io mettevo subito a disposizione, quindi non c'erano problemi di sorta. Guardi, se non c'era che Di Maggio aveva cominciato a
a comportarsi secondo quelle regole stabilite, non c'era motivo di fare questo cambiamento. È venuto proprio per quelli che erano le vicissitudini che è successo con il comportamento di Di Maggio, altrimenti non c'è nessun motivo, perché il mio ruolo lo svolgevo lo stesso, o da capomandamento o da soldato semplice. Ma all'interno dell'organizzazione chi è che stabilisce, che indica la persona che deve fare da reggente? In questa circostanza specifica fu mio padre, perché, per essere chiari, mio padre assume il ruolo di capomandamento nell'82, quando c'è stato all'interno di tutta Casa Nostra un certo riassetto. Quindi non è più Antonio Salamone, mio padre diventa più Antonio Salamone e diventa mio Brusca Bernardo capomandamento, e quindi dispone lui. Quindi stiamo parlando di quello stravolgimento a seguito della cosiddetta guerra di mafia. Precisamente, dopo l'omicidio stavo mandato agli altri, ci fu questo riassetto e nuovo equilibrio all'interno di Cosa Nostra. Quindi nel caso di suo padre, la sostituzione tra Antonio Salamone e suo padre, da chi venne decisa? Siccome si riteneva Antonio Salamone pure responsabile della cosiddetta guerra di mafia, quindi venne sostituito e fu eletto secondo le regole mio padre Bernardo Brusca. Quindi eletto da quale organo? Dai vari capomandamenti di San Giuseppe, di Altofonte, di Piano Albanese, di tutti gli appartenenti, le altre famiglie appartenenti. Quindi dalla commissione provinciale, sì. O da un organo diverso? No, per quello che so io, o secondo il vero rappresentante di famiglia di San Giuseppe, capifamiglia di Altofonte. Per la verità possiamo dire che è stata una proforma, perché già era disegnato mio padre come capomandamento. E invece a chi spetta nominare i reggenti in caso di mancanza, assenza, detenzione del titolare? In questo caso mio padre la può nominare, perché era lui che delegava. Se invece veniva sciolto in famiglia, veniva distituito un capo famiglia, un capo mandamento, la commissione o il mandamento stesso nominava il reggente. Ah, va bene. Quindi Di Maggio da chi è stato nominato? Ha detto da suo padre. Da mio padre, d'accordo con Tattorrina. Perfetto. E invece dopo, innanzitutto perché è cambiata la reggenza tra Di Maggio e lei? Presidente, mi pare che il pubblico ministero si sta dilungando eccessivamente come parte introduttiva, perché questo non è un processo. Lo so che l'avete ascoltato parecchie volte, però avvocato, ogni processo ha la sua storia, non possiamo dare per scontato. Purtroppo lei sa che in ogni processo poi bisogna dare conto anche di tante vicende. Certo, come teorie generali va bene, ma mi pare che stiamo entrando in fatti particolari, come se il nome non reggente, le votazioni che erano. Mi pare che ci stiamo dilungando eccessivamente. Se forse la signoria ritiene, può intervenire. Che ritengo, purtroppo lei lo sa. Comunque, in effetti, poi su molte di queste vicende abbiamo delle sentenze definitive acquisite, quindi possiamo anche sintetizzare. Scusi Presidente, infatti l'avvocato Cianfironi per associarsi, aggiungere solamente il 190 bis, si era già detto la volta scorsa. No, il 190 bis già le ho risposto, il 190 bis. Più che il 190 bis, qui indubbiamente abbiamo delle sentenze che trattano anche queste vicende, quindi per queste possiamo anche cercare di sintetizzare quantomeno. Prego, pubblico ministero, può procedere. La domanda era... le ragioni per le quali lei sostituisce Di Maggio nella reggenza del mandamento. Perché veniva accusato che si aveva impossessato di soldi che appartenevano alla famiglia, ma in particolar modo che stava lasciando la moglie, aveva cominciato un rapporto con un'altra donna, e questo secondo le regole di Cosa Nostra non era possibile. All'interno del paese e all'interno di Cosa Nostra e della famiglia di Giuseppe Pietro lo sapevano tutti. Più di una volta è stato richiamato all'attenzione, ma non ascoltava nessuno. Okay. Quindi lei diventa effettivamente reggente del mandamento dal... Guardi, io più volte ho segnato un paletto che sarebbe nelle vicinanze dell'omicidio dei familiari di Mannoia. Che dovrebbe essere novembre 89, se ricordo bene. Precisamente. E fino a quando abbiamo detto? Fino all'arresto? 20 maggio 96, il momento del mio arresto. Ho capito. Ininterrottamente. Sì. Va bene. Vogliamo invece passare all'altro discorso. Per quanto riguarda il mandamento di Corleone, in particolare chi erano... nel periodo di sua militanza, i vertici del mandamento di Corleone, solo i nomi, non mi interessa altro. Per un periodo sono quello che mi sembra di mio padre, Luciano Liggio, poi non so per quale motivo è stato sostituito dal Salvatore Rina,
come capo famiglia e capo mandamento, poi Bernardo Provenzano, Leo Gabbagarella e via dicendo. Leonardo Provenzano interviene. Bernardo Provenzano. Cioè Bernardo Provenzano interviene quando? Ma una caratteristica loro è che dialogavano sempre prima che si affrontavano qualunque argomento con qualunque famiglia, però il comandamento era Salvatore Rina. Quindi Rina aveva la carica formale, ma Provenzano? Avevano questo tipo di abitudine di consultarsi sempre. Quindi contribuiva, come dire, anche se in maniera riservata assieme a Rina alle decisioni più importanti della... Sì, sì. Ho capito. E questo valeva anche nell'ambito della commissione provinciale? Sì, spesso e volentieri io ho partecipato, ho sentito, ho ascoltato, quindi più di una volta, io mi ricordo gli anni 70, fine degli anni 70, quando proprio accompagnavo Salvatore Rina, si vedevano, discutevano e poi quando ancora si facevano ragione da Michele Greco, poi affrontava l'argomento dottor Rina. Quindi questa è una conoscenza sua diretta, lei ha assistito a questi colloqui preliminari, diciamo, a casa di un certo tra Rina e Provenzano. Perfetto. E poi era Rina. Perfetto. Ovviamente che appariva nella sede di commissione. Lei ha, in questo periodo quindi Provenzano compariva o no? Anzi, Provenzano compariva fisicamente alla commissione? Sedeva in commissione? Quello io non l'ho visto mai, quello che so io no, però ripeto, con queste modalità. Va bene. Lei che rapporto aveva, se aveva un rapporto diverso tra i due? Corrina lo ha già detto, con Provenzano? Molto sporadico e più che altro lo conoscevo non per le mie poche frequentazioni, ma per quello che diceva dottor Rina. Chiari, i commenti erano continui e spesso. Vuole precisare meglio, non ho capito. Cioè non lo conoscevo perché io non ho avuto modo di frequentarlo giornalmente come Salvatore Rina, quindi erano più dilatati nel tempo, occasionali, gli incontri con Bernardo Provenzano. Sì. Però lo conoscevo dalle esternazioni da parte di Salvatore Rina che erano quotidiane. Ho capito. Quindi lei dice conoscevo Provenzano più dai commenti di Rina che dalle sue conoscenze dirette. Sì, e qualcuno anche da mio padre. Ascolti, la strategia da proporre in commissione provinciale, perché mi pare che Rina era capo della commissione provinciale, sì. No? Sì, sì, era capo, a un certo punto diventa capo provincia, sì. Capo provincia. Aveva un ruolo anche nella commissione regionale? Capo provincia e capo commissione provinciale regionale, sì. Dove io ho partecipato pure a qualche riunione. Della regionale? Sì. Quindi, nell'ambito appunto della commissione, sappiamo per dati acquisiti, come mi è stato fatto presente, che si decidevano un po' le strategie generali dell'organizzazione. Ha detto per quella? Dico, all'interno della commissione provinciale e di quella regionale si stabilivano le strategie generali dell'organizzazione, no? Quelli provinciali più contenti per il territorio, quelle regionali erano un po' più allargate. Certo, ecco, nell'ambito di queste strategie da proporre in commissione, le opinioni di Rina e Provenzano erano convergenti o no? Ma per semplificare erano convergenti perché, come dicevano loro, che a un dato punto sempre si sedevano attorno a questo tavolino o tutti o buona parte della famiglia di Corleone e da lì uscivano una sorta di maggioranza e quindi dottor Rina poi andava su quelle linee. Ma loro prima di sedersi a tavolino quindi avevano delle opinioni diverse, immagino. Per esempio, sulla strategia di aggressione o comunque di aggressione violenta nel corso della guerra di mafia, quindi negli anni 80, cominciamo da lì, i due avevano delle opinioni diverse. Un attimo soltanto che abbiamo ancora un problema tecnico, dobbiamo sospendere qualche minuto perché si è interrotto l'audio con uno dei siti esterni. Va bene. Scusate. Prego, prego.
Allora possiamo riprendere, mi dicono che tutto è stato ripristinato. Quindi... Benissimo. Quindi dicevo, ripetiamo la domanda a questo punto così per dare continuità. La domanda era nell'ambito del periodo della guerra di mafia, quindi 80, 81, 82, se le opinioni di Riina e Provenzano sul modo in cui bisognava portare questa guerra per l'affermazione dei corleonesi erano convergenti o divergenti. C'erano opinioni in parte convergenti, in parte divergenti, però alla fine prevaleva quella di Salvatore Riina. E qual era quella, come si distingueva, qual era quella di Salvatore Riina nella sostanza? Di logorroico, che affrontava di petto il problema senza crearsi problemi successivi gli effetti o le conseguenze, invece Bernardo Provenzano voleva raggiungere lo stesso obiettivo con modalità un po' diverse, che era come coprire il sole con... non viene la parola. Credo si riferisca alla rete, ovviamente, il modo di dire... Sì. Come no, purtroppo non l'ho sentito. Stavo dicendo coprire il sole, non gli veniva la parola, immagino si riferisse alla rete, se si riferisce al modo di dire usuale che abbiamo. Quindi volevano raggiungere gli stessi obiettivi, ma in quell'ambito quali erano questi obiettivi, per essere chiari, in modo sintetico ovviamente? Sì, l'eliminazione degli avversari, mi riferisco alle Bontade, Inzerillo e tutti i vari avversari di Cosa Nostra. Oh, per questo quindi si è stabilito una gestione, una tecnica di aggressione diretta nei confronti della consumazione di questi numerosi omicidi che poi effetti sono avvenuti in quegli anni. I due avevano la stessa visione della violenta aggressione che si doveva portare. Sì, ho detto era totale, però erano le modalità che uno cercava di valere l'altro, però deve considerare che Totò Riina, oltre a lui, aveva anche altri che la pensavano come lui. Ed era, lei poco fa parlava del fatto che fra i due poi prevaleva la maggioranza, quindi sì. Qua si fa riferimento quindi a questa maggioranza, se ho capito bene. Sì. Quindi la maggioranza di coloro, la maggioranza degli esponenti di quel tempo erano più favorevoli a Riina che a Provenzano. Ecco, ma nell'ambito della guerra senza quartiere che si portava alla fazione dei Bontade, degli Inzerillo, eccetera, Provenzano in che cosa dissentiva? Lei dice dissentiva nelle modalità ma non nei fini, quindi quali erano queste diverse modalità? Io modalità, per quello che conosco, ne conosco una sola, che era quella di omicidi senza quartiere. Ecco, c'era una differenza di opinioni su queste modalità omicidiarie? Me le spiego subito, in un caso così chiudiamo subito. Dopo l'omicidio di Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo, il fratello cercava... Per piacere, signor Tusca, parli più lentamente. Sì, chiedo scusa. Dopo l'omicidio di Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo, i familiari di quest'ultimo chiedevano soddisfazione perché è stato ucciso Salvatore Inzerillo. Chi erano? Santo Inzerillo, lo zio Procopio Di Maggio. Il processo lo abbiamo fatto per gli omicidi. Infatti qua molto sinteticamente, su questo serve per come esempio. Io ho fatto una domanda, ma lui risponde con un esempio, non possiamo bloccare il Presidente. Avvocato Anania, faccia completare. Perché sarà sintetico su questo. Dato punto volevano contraregioni, si crea una mini commissione, c'è Michele Greco, Salvatore Riina, a un dato punto sono stato io a invitare Bernardo Provenzano pensando che la passano in quella maniera e prima di arrivare alla conclusione di fare questo incontro... Sì, signor Brusca, ancora una volta, lasci stare per carità le esigenze della difesa che forse vorrebbe saltare questa parte, però... Continui a parlare lentamente. Io sinceramente sarà cura mia evitare le domande, ma non sinteticamente, accelerare. Ma sinteticamente per i fatti che riferisci, nel senso che poi anche le persone che hanno materialmente partecipato non sono qui importanti perché sono consacrate in sentenze che noi abbiamo, però quel che interessa al pubblico mistero, per quello allora, che noi, punto, il rapporto Riina e Provenzano, vabbè. Evidentemente, come poi veniva poi manifestato all'esterno. Quindi si organizza questo incontro, si organizza incontrare da Musi da una parte per fare una sorta di preliminari,
di come si doveva gestire la situazione, e l'incontro effettivo doveva avvenire sempre nelle vicinanze con la signora dove poi è stato commesso, ecco, questo il crimine. Per esempio, non l'ha importato, dove è avvenuto? Perfetto. Prima di stabilire quello che doveva succedere successivamente, in questa riunione preliminare c'era Giuseppe Giacomo Cammino, c'era Antonino Madonia, c'era Salvatore Rina, c'erano Raffaele Ganci, c'era tutta una serie di personaggi. A un certo punto si sceglie, dice, questi qua appena vengono, Bernardo Provenzano dice, ci parliamo e poi li facciamo andare via, dice, poi li andiamo a cercare e li uccidiamo. Dottor Rina dice, ma tu sei pazzo, dice, io ce l'ho nelle mani e me li faccio andare via. Dice, ma tu stai dando i numeri. Questa è l'essenza di quello però che però qui sapere. Abbiamo bisogno di un chiarimento, che lei qui ha parlato adesso di questa riunione con altre persone, mentre prima mi pare che avesse fatto riferimento a una maggioranza interna alla famiglia di Corleone. Sì. È così? Quindi c'era già intanto una prima, sì, una prima subì, riunione, diciamo, all'interno della famiglia di Corleone. Bernardo Provenzano subiva la personalità e la superiorità di Cosa Nostra, la personalità di Salvatore Rina e la maggioranza. Sì, ma quando lei parlava di questa maggioranza all'interno della famiglia di Cosa Nostra, quindi sì, oltre Rina e Provenzano, evidentemente c'erano altri soggetti. C'era Giovanni Grizzaffi, Luca Bagarella, Pino Liggio, Jacopo Liggio. Quindi in quegli anni, perfetto, poi vedremo poi più avanti, perfetto, invece, sì, quando arriveremo. Bene. Vabbè, qui credo che questo tema, vediamo quindi poi di arrivare al tema della collaborazione, chiaro, così poi andiamo avanti. Credo andiamo che l'esempio abbia chiarito quello che a me interessava, cioè il diverso atteggiamento che Brusca ha definito nelle modalità e non nei fini, quindi maggiore immediatezza dell'omicidio, eccetera. Senta, dopo l'assetto generale interno che si dà a Cosa Nostra, e dopo la guerra di mafia, quindi a cominciare all'83, Provenzano ha sempre e soltanto il ruolo di in qualche modo consigliere, vicino, vice, eccetera, di Rina, o diviene titolare, anche se in maniera non formale, di un qualche territorio che lui governa, che lui controlla? Per come dire, Salvatore Rina li fa gestire la provincia di Caltanissetta, Bagheria e dintorni. La provincia di Caltanissetta, Bagheria e dintorni. Sì, per la vicinanza delle persone con Giuseppe Madonia, che era il capo provincia. Quindi per essere chiari, qui non aveva evidentemente un ruolo formale a Caltanissetta, ma tutti gli affari di quella provincia per qualsiasi cosa erano gestiti, il referente era Provenzano anziché Rina. Però a sua volta poi si confrontava sempre con Rina. Si consultava sempre, e questo valeva anche per il territorio di Bagheria, se ho capito bene. Sì. Ma Bagheria faceva mandamento solo per la famiglia? Per un periodo faceva mandamento, poi diventa solo famiglia. Ho capito. E lei stava dicendo che questa... su questa vicenda, come dire, fonda le sue ragioni nei rapporti personali diretti, buoni immagino, tra Provenzano e il capo provincia di Caltanissetta, che era? Giuseppe Madonia, figlio di Francesco. Giuseppe Madonia. Chiamato Piddu. Perfetto. Invece per Bagheria esistevano pure questi rapporti personali buoni? Sì, con Nardo Greco, l'altro Nino, Antonino, non mi viene il nome in questo momento, e altri. Voleva dire Gargano forse. Nino Gargano, sì, Antonino Gargano. Ho capito. E lei sa se questi territori corrispondevano anche ai luoghi in cui Provenzano, o perlomeno, faccio la domanda diversamente, lei sa dove Provenzano ha trascorso i periodi della sua latitanza? Fino a un dato punto, quando ho detto San Giuseppe è alto, fino a un dato punto, sino all'83-84 a Monreale, dove c'aveva una casa. Sì. Poi prevalentemente sulla zona di Bagheria. Mm-hmm. Quindi Bagheria. E lei sa se anche a Caltanissetta ha trascorso periodo di latitanza? No, io all'interno del massimo sapevo Bagheria, ultimo periodo è nella zona di Misilmerbe, Monte Menzagno, questo territorio qua dove io poi mi ci sono incontrato qualche volta. E l'ultimo periodo lei si riferisce prima del suo arresto, non di quello di Provenzano. Dopo l'arresto di Luca Bagarella. Tra Bagarella, quindi tra il 95, tra giugno 95 e maggio 96. Sì. Era molto influente sul mandamento di Pietro Allieri, di Benedetto Spera. Quali erano questi mandamenti territorialmente? Sì, quello di Santa Maria di Gesù, capeggiato da Carlo Greco e Carlo Greco e Pietro Allieri, che questi due partecipavano in commissione, Fattanomala.
Belmonte Menzagno quando divenne mandamento, perché prima era Misilmeri, sì. E quello di Antonio Giuffrè di Caccamo. Benissimo. Senta, lei quando ha detto poco fa l'andava a trovare e ha parlato, se ricordo bene, del territorio di Bagheria, la domanda è, lei andava a trovare Bernardo Provenzano nel luogo dove effettivamente era nascosto, dove alloggiava, o gli incontri avvenivano in luoghi diversi? No, in luoghi diversi, non, in quel territorio non sono. Io dove abitava Bernardo Provenzano non l'ho mai saputo, tranne a Monreale, però a casa non ci sono mai saputo. E a casa non ci sono mai andato. Ho capito. Quindi gli appuntamenti erano altrove. Sì. Da chi erano organizzati questi appuntamenti? Ma dalla parte ovviamente di Provenzano, per lei poi vediamo. Ma da un certo punto con Antonino Gargano, poi con Salvatore Lobue di Uomo Donna della Famiglia di Corleone, che ci creava appuntamenti e quindi ci vedevamo in quel territorio. Ho capito. Vabbè, poi vedremo più avanti anche su altri territori. Ma era lei che cerca in questi incontri avvenivano su richiesta di Provenzano o su richiesta sua? Fino a che c'era Dottorini erano, dipende, prevalentemente mia, anche in quel momento erano per motivi di appalti, però prima che incontravo con Provenzano passavo sempre da Salvatore Rina e mi incontravo con lui per motivi di appalto, creavo appuntamenti anche tramite il geometra Lipari, che era sotto profilo degli appalti, era il suo braccio destro. Sì. E quindi per questi motivi con Bernardo Provenzano mi ci sono visto più di una volta. Ho capito. Successivamente, sì. Poi il ruolo di Rina l'ha preso Leoluca Bagarella. Successivamente si riferisce all'arresto di Rina, sì. Quindi dopo il gennaio del 93. Sì. Le mie esigenze venivano mediate da Leoluca Bagarella. Dopo l'arresto di Leoluca Bagarella avvenivo direttamente, 3-4 volte, non mi ricordo quante volte ci siamo visti. Quindi più o meno per un anno, perché mi pare, anzi meno di un anno. Sì. Dall'arresto di Bagarella, sì, al suo arresto. E nei confronti di questi argomenti di cui lei parlava con Provenzano durante questi incontri, e cioè degli appalti, esisteva anche qua, su queste vicende, una differenza di vedute tra Rina e Provenzano? Sì, radicalmente diversa, però Salvatore Rina lo appoggiava. Ma vuole spiegare sempre sinteticamente in che cosa consisteva questa differenza di vedute nell'ambito della gestione degli appalti? Dottor Rina non gli interessavano gli appalti nella sostanza dell'appalto, ma solo la messa a posto. Bernardo Provenzano invece gestiva e gli interessavano gli appalti. Allora, quando lei dice ma solo nella messa a posto, che intende dire? La messa a posto dei vari territori, cioè sia per quanto riguarda il territorio di Corleone, anche fare da mediatore con altri territori. Cioè la messa a posto è cosiddetto il pizzo. Certo, lei vuole dire non si interessava della società, qualunque fosse la società. Perfetto. Mentre Provenzano intendeva gestire anche questo aspetto. A parte Torino non vuole sentire se... È corretto dire che per messa a posto si intende l'estorsione che veniva esercitata in ambito territoriale? Sì, chiarissimo. Agli imprenditori, sì, sulle imprese che lavoravano nel territorio. Sì. Ho capito. Invece Provenzano aveva interessi alla gestione delle imprese. Sì. In questa cosa Provenzano era aiutato da qualcuno, aveva un consulente, per così dire, in modo improprio. In particolar modo, come ho detto poco fa, geometra Lipari, Pino Lipari. Geometra che non era l'uomo d'onore, però lo ritenevano tale. E che ruolo aveva Lipari in questa? Perché, sa, l'espressione gestione degli appalti è un po' troppo generica. E vediamo se possiamo darvi un po' di sostanza. Quindi qual era il ruolo di Pino Lipari? Che cosa faceva per conto di Provenzano? Ma Pino Lipari aveva un ruolo primario e fondamentale nella gestione delle appalti globali. Aiutava Bernardo Provenzano perché aveva una società, aveva un interesse, credo, la Ital Costruzione, aveva pure interessi nell'appalto del sanitario, quindi c'erano queste due facce. C'è Pino Lipari nella gestione coplare dell'interesse di Cosa Nostra, anche per conto di Salvatore Rina, fondamentale e primario,
e poi questo aiutava Bernardo Provenzano. Ok, ma come faceva ad affermarsi l'impresa mafiosa? Cioè l'impresa che era gestita con la capacità manageriale, per così dire, di Pino Liberi, come si affermava nel mercato? Con l'aiuto di Cosa Nostra. Cioè, su questo pubblico ministero veramente possiamo, credo, possiamo glissare, presidente, diamo per scontato la corte. Va bene. Abbiamo molte acquisizioni anche in questo, in questo processo documentale con le sentenze. Benissimo. Che sono state lei ha fatto il nome di Pino Liberi, sa se c'erano altre persone che erano interessate non solo a fianco a Provenzano ma nell'ambito di Cosa Nostra, persone che avevano interesse diretto specifico per la gestione degli appalti e poi anche nel patto del tavolino, ce n'erano altre? Allora c'erano, qua è un po' complesso. Allora scusi, diciamo, lei stesso Brusca era interessato o no a queste vicende? Sì, io a un dato punto si è stato formato una sorta di un triunvirato, io Pino Liberi e Nino Buscemi, ecco. E poi c'era Vito Ciancimino per un motivo, altri soggetti per altri motivi. Vito Ciancimino per un motivo, che vuol dire? Nel senso che era l'anima politica dei corleonesi. Ecco, quindi questo teniamolo un attimo vacanto. Sì, però questi tre soggetti che ho detto poco facevano da ponte tra Cosa Nostra e la politica. Quindi Buscemi, Liberi facevano da ponte con la politica. Perché? Io, Buscemi e Pino Liberi. Perché era necessario avere un contatto con la politica per la gestione di questi appalti dei lavori pubblici? Oltre per la gestione interessava anche per ricostruire un nuovo soggetto politico, per capirci chi andava a sostituire l'onorevole Lima. Questo siamo in epoca successiva, successiva all'omicidio Lima, ci dobbiamo fermare al periodo precedente. Infatti non sono andato oltre, mi sono fermato solo all'esempio. Ho capito. Lei ha detto la finalità. Sì, ma nel momento in cui c'è la gestione di questi appalti pubblici, siamo in periodi precedenti all'omicidio Lima, mi pare. La gestione degli appalti pubblici comincia, io comincio a interessarmi già nell'86-87, non crescendo, e cominciamo prima con i lavori dell'amministrazione provinciale che io reggevo dietro le quinte Angelo Sino. Ecco, Sino, siamo nel periodo degli appalti cosiddetti SIRAP? No, quella è una, posso dire, una mia gestione quasi personale, fra virgolette, è diventato pure Come periodo? Sì, periodo. Io ero a Linosa e Angelo Sino mi è venuto a trovare se poteva gestire gli appalti dell'amministrazione provinciale. E gli ho detto, rivolgiti a Di Maggio che lui sa quello che deve fare. Al rientro questa cosa me la metto in mano io. Ho capito. E da lì però è un crescendo, poi arrivare ai lavori molto più grossi. Sì. Sino gestiva questa cosa degli appalti solo per suo conto o anche per conto di altri esponenti di Cosa Nostra? Dietro l'autorizzazione per quasi tutta Cosa Nostra, però dietro sostegno di Cosa Nostra, di parte con Di Maggio prima e da me poi. Ho capito, e quindi anche per Rina, per esempio? Sì, posso dimostrare, non le ho mai parlato di Rina, però le dicevo di fare le cose che voleva Rina. Senta, vale persino quello che lei ha detto prima, quando ha indicato quelle persone che facevano da ponte con la politica, anche Sino faceva da ponte con la politica? Sì, Sino aveva aperto questo compito di rispettare quello che erano le volontà di Cosa Nostra, aveva un rapporto quasi un mezzo spirito libero, quindi gestiva anche degli appalti a livello comunale, regionale, aveva possibilità di movimento. Sempre però dietro l'autorizzazione di Cosa Nostra. Ok, allora queste persone che gestivano, che facevano da cerniera tra voi e i vostri interlocutori, che fossero politici o grandi imprenditori, quindi Liberi, Sino, Buscemi, Pini, eccetera, avevano rapporti autonomi con questi? Cioè la domanda veramente più diretta è: Sino con quali uomini politici e con quali grandi imprenditori aveva allacciato rapporti? Diciamo che per la messa a posto, togliendo Costanzo, Rendo, aveva un po' contatti, si era arrivato al punto che aveva contatti quasi con tutta la Sicilia. Allora in quel momento le persone più importanti erano Salamone, Vita, Miccichè e via dicendo.
Salamone Vita Micichè, un gruppo di imprenditori agrigenti che facevano politicamente capo a Mannino, Sciangula, Nicolosi e quindi, quindi aspetti, andiamo con calma. Il gruppo imprenditoriale è costituito Salamone Vita Micichè, provenienza Agrigento. Sì, in quel momento siamo solo che erano i più importanti in Sicilia. Che avevano sostituito sostanzialmente i Costanzo. Sì, avevano prevalso su quelli che erano Costanzo, Rendo e l'altro non mi ricordo chi erano. Perfetto. Questo gruppo imprenditoriale aveva i suoi referenti politici, come lei ha detto, che erano Mannino, Sciangula e Nicolosi. E Nicolosi. Poi altri, però quelli più prevalentemente erano questi. Ho capito. Lei sa se Siino aveva rapporti diretti con entrambi, cioè sia con gli imprenditori che con questi politici? Sì, per quello che ho detto poco fa, avevo con questo spazio di potersi muovere, avevo contatto, però se gli veniva detto un ordine si comportava secondo l'ordine ricevuto. Ma la domanda era, lei sa se Siino aveva rapporti diretti e personali con Mannino, con Sciangula, con Nicolosi? Sì. Ho capito. E in questo rapporto con l'ambiente politico, come si colloca la figura di Lima e come si colloca la figura di Ciancimino? Quella di Ciancimino prevalentemente per gli appalti, ma anche per altre esigenze aridificabili o tutto quello che comportava quel comune di Palermo, secondo le richieste che gli arrivavano a Totorrina, anche per una licenza di un supermercato, per essere chiari, dipende dalle esigenze di Cosa Nostra. Quindi aveva uno spazio di movimento, dipende da quello che ci arriva. Invece aveva uno spazio di movimento? Di esigenze di accontentare le richieste di Cosa Nostra, di Porta Nuova, di quello che è il territorio palermitano. Ho capito. Quindi parliamo degli appalti, a costruzione, licenze edilizie, tutto quello che era possibile. Che atteneva all'amministrazione comunale? Perfettamente. Mm. Invece quanto riguarda Lima, riguardava i rapporti attraverso i cugini Salvo, Nino Ignazio Salvo, per quelle che erano le esigenze di fare andare d'accordo Lima, Ciancimino, che più di una volta sono andati in contrasto, per qualche finanziamento un po' particolare, che noi ottenevamo attraverso i cugini Salvo. E poi successivamente, quando ho cominciato il maxi processo, le richieste per darci una mano d'aiuto. Che vuol dire mano d'aiuto? Interessarsi per ottenere un esito positivo. Del maxi? Sì. Ho capito. Quindi, per quanto è a sua conoscenza, Siino, Buscemi, Bini, Lipari avevano rapporti diretti con questo gruppo di politici? Li ripeto, Mannino, Sciangula, Nicolosi, Ciancimino, Lima? No, devo dire che sul rapporto personale aveva più rapporti Siino che gli altri. Ho detto poco fa, il Lipari e io e Buscemi medievamo, utilizziamo per modo di dire Siino per fare qualche commessa o altri soggetti, e noi facciamo da mediatore tra la politica, l'imprenditore e Cosa Nostra. Ho capito. Lei ha contezza di fatti specifici che riguardano rapporti diretti tra Siino e Mannino? Sì, per la gestione di appalti, finanziamenti. Vuole riferire alla Corte a quali? Guardi, so per certo che gli ha dato una mano d'aiuto, una mano per una serie di finanziamenti. Gli posso dire se è interessato per, se non ricordo male, il contatto gliel'ha creato un certo Fauci, un suo compare, un suo amico, non mi ricordo chi. Amico di chi? Di Siino? D'Angelo Siino. Sì. E da lì è nato questo rapporto, e quindi ci andava per finanziamenti. E più da lì, se non vorrei sbagliare, ha preso contatti, no, già li aveva con un suo amico. Comunque diventa pure un anello di congiunzione tra l'imprenditore Micichè, Salamone e Vita. Chi questo? Angelo Siino. E qual è il rapporto con Mannino, quindi? Che, ripeto, abbiamo questa gestione degli appalti, ripeto, sullo specifico. No, voglio dire, rispetto a questa mia domanda, perché lei è passato dal rapporto Siino-Mannino al rapporto Siino-Micichè-Salamone-Vita? Perché poi c'erano gli interessi diventavano convergenti, e fino a quando non c'erano interessi Cosa Nostra avevano questo rapporto a tre che andavano avanti, cioè per finanziamenti, perché non c'era solo Cosa Nostra, c'era finanziamenti, appalti, l'aggiudicazione, quindi okay. C'era un connubio di interessi. Che lei sappia, questi imprenditori agrigentini, Salamone-Vita-Micichè, avevano rapporti con Mannino?
Sì, era uno dei loro sponsor e uno dei finanziatori assieme a Sciangula e Nicolosi. Quindi, rispetto a quello che lei ha detto prima, è corretto dire che Sino si è inserito in questi rapporti tra gli imprenditori e Mannino? Tra quegli imprenditori e Mannino? Sì, era un obiettivo che noi volevamo scalzare, sia politicamente che imprenditorialmente. Ho capito. Lei ha ragione, ha elementi di fatto per poter affermare o meno che Mannino fosse o no consapevole della caratura o della provenienza o della rappresentanza mafiosa di Sino? Cioè, Mannino sapeva che Sino rappresentava direttamente gli interessi di Cosa Nostra? Guardi, se Sino si presentava da solo, neanche forse lo facevo entrare davanti alla porta. No, si presenta anche no, per farmi capire. La sento ogni tanto, la sento. Dico, Sino, se si andava per come persona lui, non lo faceva entrare neanche alla porta. Si presentava dietro le spalle e rappresentava Cosa Nostra. E in che modo lo rappresentava? Voglio dire, questi accrediti di Cosa Nostra rispetto ai politici, rispetto a Mannino, come avvenivano? E che lui si presentava per la messa a posto, quindi aveva le credenziali di Cosa Nostra, gli sistemava le cose, faceva gli accordi, quindi che li chiedeva alle associazioni di imprese, quindi andava a fare richieste di Cosa Nostra. All'impresa, all'impresa che alla politica, erano cose che gestiva lui direttamente. Questo continua a non essermi del tutto chiaro, signor Bruscati. Allora, vediamo se La domanda è, lei ha elementi di fatto per affermare o meno che Mannino fosse consapevole della mafiosità di Sino? Vediamo se riesco a spiegare. Se Sino dice io sono Cosa Nostra, appartengo a Cosa Nostra, no. Però di fatto lui rappresentava Cosa Nostra e ci andava per l'interesse di Cosa Nostra per nome di Tizio. Ma Mannino lo sapeva che ci andava. Sì, per... ma l'ho detto poco fa, se non andava con queste credenziali, Sino non anche sarebbe entrato davanti alla porta, cioè non avrebbero fatto neanche entrare. Ma queste credenziali, Sino a chi le presentava? Direttamente a Mannino o agli imprenditori presso cui esercitava la sua attività mafiosa? A tutti. Una volta, qualche volta sono andato pure io, mi presentavo con mio cugino, come facendo capire che io ero chissà che cosa. Quindi io ero pure presente qualche volta, sono andato agli uffici di Micichè, Salamone, ho qualche volta partecipato, però mi raccontava poi i fatti e misfatti. Senta, tra questi fatti e misfatti, proprio perché voglio saltare molti argomenti intermedi, perché il Presidente mi ha già fatto presente che il contenuto di molte sentenze agli atti ci agevola. Tra questi fatti e misfatti che Sino le racconta, ci entra anche una vicenda che attiene a una informativa dei ROS, dei carabinieri, su mafia appalti, sulla gestione mafiosa degli appalti in Sicilia. Sì. E che cosa le ha raccontato Sino su questa vicenda? Che a un dato punto viene chiamato dalla cognata. Anzi, mi scusi, ho sbagliato. Se vuole precisare prima il periodo esatto in cui si svolgono questi avvenimenti. Dunque, il Sino viene arrestato, se non vuole sbagliare, lo viene arrestato luglio 91, se non ricordo male. Qualche mese prima, due mesi prima, ora non me lo ricordo, sono passati... Avvicina al microfono. Sì, sono passati più di 20 anni, quindi non mi ricordo più. Comunque un mese prima, due mesi prima, un mese e mezzo prima... tempo molto ristretto. Viene chiamato dalla cognata. Chi è la cognata? Carmela Bertolino, la notissima per le per vabbè, lo sappiamo, la distilleria. La di partito. Nota, sì, sì. Nota. Che c'è un sì, c'è che c'è un mi fa il nome di Marcello Lombardi e Canale. Che gli volevano fornire un rapporto dei carabinieri che lo riguardava. Io in quel momento avevo il telefono in macchina, mi chiama, dice vieni che ti devo parlare. Dice no, vieni che è urgente. Io quindi non ricordo dov'ero, comunque mi rego a Partenico, ci incontriamo a casa della cognata alla distilleria.
e mi fa vedere questo rapporto che era una busta. Sì, scusi, io non mi è chiaro. Sì. Chi è che voleva dare a Sino questo rapporto? Due marescialli, maresciallo Lombardo e il maresciallo, non se lo tenente, maresciallo tenente Canale. Ah, quindi io avevo capito che Lombardo era il canale, per questo invece no, maresciallo Lombardo e maresciallo Canale. Canale e Lombardo. Quindi l'incontro avviene nella casa della Bertolino, avviene per così dire a tre, cioè Sino più questi due marescialli. No. Tra di loro non lo so come avviene, perché non sono presente. Però tra me e Sino è a due. Siamo seduti nella sua Mercedes, sì. E si gira nel sedile dietro, prende questo malloppo, una busta gialla, c'era un malloppo così bello grosso. Però lei ha detto siamo andati a casa della distilleria, del suppongo della Bertolino. Perfetto. E ci siamo messi lì dentro, c'era il garage, ci siamo seduti in quindi macchina. Non proprio dentro la casa. No, lei no, non ha visto la signora Bertolino, no, per essere chiari. No, si è andato dentro il cancello nel parcheggio. Quindi all'interno di questa distilleria. Scusi, però questo è un momento successivo, cioè il momento in cui già Sino ha avuto in consegna questo rapporto. Sì, e invece lei stava parlando prima, se ho capito bene, del momento in cui Sino le comunica che questi due volevano fargli avere il rapporto. Stavo sentendo, no, non è che mi comunica, mi dice già quando io arrivo lui acquista, gli dà compenso, non mi ricordo, 5-10 milioni per avere questa busta gialla. Questo prima di dire a lei che c'erano questi... Mi ha detto ci devo parlare urgente. Quindi quando arrivo trovo già tutto fatto, il rapporto con la cognata, gli aveva presentato questo, già lui aveva da me è venuto, ci siamo incontrati con la busta già in mano e mi dice quello che vi ho raccontato, dietro compenso. Quindi è Sino che in quell'occasione, quando le va, le dice che aveva appena ricevuto rapporto, pagando 5-10 milioni, quello che era all'autore. E eravamo, ci si mettiamo in macchina, questo parcheggio, me lo ricordo come se fosse ora, e mi dice guarda c'è legge qua e cominciamo a sfaldarci una sfogliata e, secondo le nostre esigenze per quello che erano l'opera di Sino, cioè con cui si muoveva, da subito compariva che quell'indagine era a metà, diciamo veniva fuori solo politicamente parlando lato Lima. L'altra metà, fra virgolette, della sinistra democristiana, la sinistra democrazia cristiana non veniva fuori, ma questo c'è comparso subito palese. Veniva fuori. Cioè che vuol dire che in quel rapporto si denunciavano, comunque si segnalavano da parte degli autori. Sai chi erano gli autori del rapporto? Chi l'ha scritto quel rapporto, chi l'ha fatto? Il rosso dei carabinieri. Il rosso dei carabinieri. Però siccome si parlava di pedinamenti, intercettazione, quindi una parte si vedeva, un'altra parte dove lui si incontrava con i Salamone, si incontrava, telefonava, questa parte qua non veniva fuori, venivano i rapporti della SIRAP, cioè c'erano tutto, veniva un lato, un altro lato, non so per quale motivo, non se ne parlava. Questo quello ci siamo domandati da subito con Sino, come mai questo pezzo viene fuori e questo pezzo non viene fuori. Cioè lei vuole dire che voi da quel rapporto avete scoperto che c'erano delle intercettazioni, immagino telefoniche, ambientali, su Sino, e che su questi mezzi, su questi strumenti intercettati, Sino aveva avuto rapporti sia con la parte di Lima che con la parte della, quella che lei ha definito la sinistra della Democrazia Cristiana. Aveva rapporti con tutti. Con tutti. Destra, sinistra, aveva politica, aveva rapporti con tutti. Però a un certo punto, se io, per farmi capire, se telefono da un lato a Lima, per un esempio, e poi telefono a Michiché, viene fuori quella di Lima e quella di Michiché, la telefonata non viene fuori, quindi c'è qualche cosa che non funziona dal nostro punto di vista, però non lo sappiamo per quale motivo viene escluso questo pezzo. Cioè l'anomalia compare subito agli occhi, c'è qualcosa che non funziona. Ho capito. E poi di questa vicenda, dico, ma il rapporto conteneva elementi, come dire, validi contro di voi, costituiva per voi un pericolo di arresto? Sì, dava fastidio, ma non è che avevano determinato che creavano problemi. Certo, non fa piacere essere arrestato o vincolati, però non ci ha stravolto più di tanto. Mm-hmm. Lei in quel periodo, se ricordo bene il periodo che ho detto prima, non era ancora latitante? No, io ancora ero libero. Lei era libero. E Sino? Sino era libero, però si cercava di fare latitante, ma lo faceva latitante che... all'acqua delle rose. Vabbè, perché era intercettato, quindi sì. Non era poi tanto latitante. Sì. Ho capito. Ricorda quali erano
i personaggi politici che facevano parte di questo sistema di controllo degli appalti che venivano attinti in quella informativa del ROS. Politica, uomini politici. Mi ricordo che era una politica riguardante l'Alto Lima, però il nome non mi ricordo. Ma l'Alto Lima che intende? Cioè tipo personaggi della corrente limiana e non della corrente di Mannino, Nicolosi, che hanno diverse correnti. Ho capito. Allora, imprenditore vicino all'onorevole Lima, tipo Farinella, che è una persona, Giuseppe Farinella, nuovo mondo onore, l'imprenditore, che era un imprenditore di notevole portata per la Sicilia, e qualche altro. Per esempio, voglio dire, Ciancimino era citato? Credo di sì, non mi ricordo con precisione, comunque credo di sì. Io mi sono interessato di più perché c'era, quello che mi riguardava da vicino, c'era un'impresa di Udine, Geometra Lipera, non vorrei sbagliare, che era in associazione con la mia impresa, anche se io non comparivo. Ah, e come si chiamava la sua impresa? In questa associazione di impresa era la Lestra, di condotta gestita da Luca Guccione, che si gestiva uno dei lavori della SIA a San Cipirello. Ho capito. Senta, vabbè, Lipera, poi anche lì credo che sappiamo abbastanza, sì. Decker, eccetera. Esatto. Poi voi aveste mai notizia di un'ulteriore attività di indagine, di un ulteriore rapporto, di qualcosa che attinse anche quei politici della sinistra democristiana che mancavano, secondo la vostra opinione, in quel primo rapporto? Se non ricordo male, è venuto fuori prima in parte con la mia collaborazione, poi con quella di Sino. Che cosa è venuto fuori? Questo rapporto di mafia appalti, imprenditoria, credo del 97-98. Cioè, io mi ricordo così. Cioè, lei sta dicendo che grazie alla collaborazione sua è in parte, minima, ma quella più importante è di Angelo Sino, che poi è di gran lunga precedente alla sua come periodo di collaborazione, ma questo no, Angelo Sino collabora dopo che vengo comincio a collaborare io, sì, forse prima del rapporto con la confidente, ecco, infatti. E comunque da questo momento lei dice che viene fuori tutto il contenuto reale diciamo, che voi trovavate mancante nella prima informativa. Senta, volevo cogliere questa occasione per passare a un argomento leggermente diverso, perché lei stesso poco fa spontaneamente ha detto che nei rapporti tra Lima e Ciancimino c'erano stati certe volte dei contrasti. È così? Sì. Ecco. Questi contrasti erano contrasti di natura meramente politica, perché erano, insomma, che contrasti erano? Non voglio fare domande troppo specifiche che possono suonare suggestive. Contrasto di natura politica, in quanto Ciancimino veniva guardato già come mafioso e non veniva accettato, aveva contrasti all'interno delle correnti, quindi lo ostacolavano, e veniva sempre sostenuto dai corleonesi. Un ultimo intervento che io mi ricordo fu in occasione del congresso di Agrigento, che l'onorevole Lima... Aspetti, riusciamo a collocare nel tempo questa cosa? 82-83. Quindi 82-83 c'è un congresso... Ad Agrigento. Di che cosa? Politico, un congresso politico. Di quale partito? Della Democrazia Cristiana. Ah, sarà un congresso regionale, provinciale, nazionale? Credo regionale, però non mi ricordo con precisione. Okay. E che succede in questo congresso? Succede che a un dato punto arriva Totorrino, abitava in contrada Dammusi, e un giorno arriva Pino Lipari, sì. E fa sapere a Totorrino che l'onorevole Lima, per ordine dell'onorevole Andreotti, non voleva sul palco a Vito Ciancimino. Scusi, aspetti, quindi Andreotti era presente? Successivamente sì, ma nella fase preparatoria no. Comunque doveva andare sul palco a parlare. Precisamente. E non voleva Ciancimino. Sì. Perché? Lo sa? Perché era già additato mafioso, cioè purché non era coinvolto in fatti giudiziari, però nell'ambiente si sapeva che già era additato come mafioso. Era da tempo. Perché era indicato come mafioso. Sì. E Lima? Lima è un po' più pulito, però lo sapevamo un po' più quelli di stretto. Cioè la riservatezza di Lima era...
di più ai confronti di quelli di Vito Ciancimino. Quindi, vabbè, possiamo stare, sarebbe una considerazione. Vabbè, quindi Andreotti non lo voleva, e a chi si rivolse per evitare che Ciancimino andasse sul palco? Che ci andasse? Sì, che ci andasse, sì. Pino Liperi è venuto a San Giuseppe Ad incontrare Dammusi, chiese di incontrarsi con Totorrina, gli spiegò queste lamentele da parte di Vito Ciancimino. Immediatamente mi disse a me di andare dai cugini Salvo e farli venire in contatto. Scusi un attimo, quindi Vito Ciancimino invece voleva comparire, voleva comparire, c'è un motivo perché lui voleva comparire. Si lamentava per questo. Sì, quindi chiedeva l'intervento affinché lui comparisse sul palco. Sì. Cosa che non voleva a Lima per volontà dell'onorevole Andreotti. Sì. A un certo punto a me mi dice: vai subito da Nino e Nina Ignazio Serri, mi dice che ti devo parlare, neanche questa volta digli. E se questa richiesta venne discussa in commissione provinciale? Questo fu discusso in commissione provinciale, no, perché allora ero ancora soldato, certo, semplice, ma fu richiesta direttamente a Salvatore Rino. Ho capito. Lei partecipò quindi alla fase organizzativa, non deliberativa? No, ho partecipato alla discussione tra i due e Totorrina. I cugini Salvo. Ah, quindi era presente quando i Salvo chiesero a Rina di uccidere il consigliere. Sì. Poi Totorrina se l'ha passato questa cosa in commissione, non glielo so dire. Solo che da quel momento in poi mi ha dato l'incarico di poter studiare l'obiettivo da colpire. Quindi io sono andato a Palermo, sono stato studiato alle abitudini di Salemi e ho fatto un'attività criminale per poter individuare gli obiettivi. Lei in questa attività era affiancato da qualcuno, da qualche altro? Da Antonino Madonia, come organizzatore principale. Poi c'erano pure i Pignano Bambini, i fedeli della famiglia della Noce. C'era Giuseppe. Quindi, l'esecuzione materiale motivo di approfondire in questa sede. Ho capito. Quindi nell'interesse di Lima la strage di via di Pitone Federico. Senta, lei sa quando viene deliberato l'omicidio di Salvo Lima? Guardi, io per la mia posizione che ho in qualche modo delineato stamattina, da quando durante il primo maxi processo che io andavo dai cugini Salvo affinché intervenissero per intervenire sul Presidente, su quello che era la situazione, per ottenere un favore positivo, e le risposte erano sempre negative, quando io portavo le risposte da Totorrino mi diceva: questo lo devo ammazzare. E dipende dal tono, dal motivo conoscitivo, per me c'era sentenza, non avevo già avuto espressione di aspettare il 92. Poi era sempre un ritornello che continuava, ma già per me era il quadro. Siccome poi questa volontà andava avanti, che primo grado, secondo grado, in Cassazione non ha fatto niente, quindi è arrivato al punto quando poi ha chiuso il conto. No, questo però non mi è chiaro. Lei sta parlando quindi di varie occasioni in cui ha sentito dire a Totorrina che siccome Lima non riusciva a soddisfare le sue aspettative, lo doveva ammazzare. Sì. Era lei che percepiva nel tono di Rina una serietà di intenti, mi pare di capire. Non era un'esternazione di quella: ah, questo lo devo ammazzare, o questo di qua, o un certo spazio. Lo spazio di un ripensamento era l'1%. Cioè, quindi si poteva salvare, si poteva salvare se l'onorevole Lima avrebbe portato un risultato positivo per Cosa Nostra. Ma al di là delle vicende del maxi processo, di cui pure parleremo, quali sono gli altri episodi in cui Rina non rimane soddisfatto delle attività di Lima? Di che cosa gli ha chiesto che Lima non ha fatto? Ma come ho detto poco fa, c'erano queste piccole lamentele con Vito Ciancimino, ma erano di secondo piano. Io mi ricordo, neanche non abbia detto qualche predicazione, mi ricordo, io siccome ho vissuto in prima persona sia perché imputato, ma perché mi ci mandava, e prevalentemente era l'interesse di Totorrina per il maxi processo,
affinché venisse manipolato, aggiustato per ottenere un esito positivo. In particolar modo, quella che era la fissazione sua era il teorema Buscetta, cosiddetta commissione. Quindi già questo dei primi gradi di giudizio? Sì. A prescindere dall'esito in Cassazione? Io l'ho seguito dal primo giorno. Per esempio, un'altra lamentela ci fu quando non intervenne perché si fece un decreto, ora non mi ricordo il dettaglio, di retroattività, che ci fu una contestazione tra difesa e pubblico ministero e corte, e lui non intervenne affinché questo decreto non passasse. In sostanza erano tutte vicende o ragioni collegate, perfetto, al processo, perfetto, o alle vicende processuali di quegli anni, sì. A partire già dal prima ancora della sentenza di primo grado, perfetto, e via via. Perfetto. Perché il decreto dovrebbe essere il decreto, quello che poi fu firmato, tutti in casa. Ci fu quell'altro decreto quando venne arrestato gli uomini d'onore che erano usciti per scadenza termine, ma questo decreto intermedio non è che, sì, dispiacevo, ma non è che era così importante, perché interessava l'esito finale. Senta, che lei ricordi, il primo decreto di cui ha parlato era quella che riguardava la cosiddetta lettura degli atti. Precisamente, è così. Che poi si inventò una sorta di strumentalizzazione, di tutti gli imputati dovevano dire confermano o smentiscono, una cosa del genere. Sì, quindi Riina e Cosa Nostra, immagino, avevano un'aspettativa che la Democrazia Cristiana, attraverso Lima, mi corregga se sbaglio, facessero qualcosa per evitare che questo decreto fosse approvato o fosse convertito, è così? Possiamo dire che tutte le richieste di Riina non trovavano soddisfazione. E sempre attraverso Lima e attraverso la catena della DC? Questa era la privilegiata, ma c'erano altre fonti, altre possibilità, altre tentative, ma quella privilegiata era questa. Aspetti, ora parliamo delle altre. Ma chi era il terminale di queste richieste rivolte alla Democrazia Cristiana? Ma prevalentemente se era un fatto, dipende dalla circostanza, se era un fatto locale, provinciale, se la spiegava direttamente l'onorevole Lima, se era un problema che riguardava il governo governativo era direttamente all'onorevole Andreotti. Ho capito. Vabbè, questo poi attiene anche ad altre vicende. Quindi c'era già a partire dall'87, come ha detto prima il Presidente, questo malcontento da parte di Riina. Sì. Ma lei ha anche detto che dal 90 diventa formalmente il reggente del mandamento di San Giuseppe Iacono. Sì. In questa qualità lei ha partecipato a riunioni della commissione provinciale e o della commissione regionale di Cosa Nostra? Quella provinciale sì, quella regionale ho partecipato nell'82-83. 82-83, quindi siamo, e lì si deliberò qualcosa che atteneva poi alla strategia stragista degli anni successivi? Quella riunione, che mi ricordo, era più che altro per gli assetti regionali, cioè di Cosa Nostra, su quello che era il frutto, tra virgolette, le risultanze della cosiddetta guerra siciliana, non per la guerra militare. Quindi passiamo a quelle successive. A queste della provinciale, a partire dal... Quella provinciale, nel senso che oltre all'attività di Cosa Nostra normale, c'era il riferimento al processo, al quelle appese dovrebbe, ritornando all'iniziale domanda del pubblico ministero, con riferimento quindi se vi è stato a un certo punto l'argomento Lima, uccisione Lima. Guardi, siccome era un modo mio, io siccome in commissione Torrino facevo questi monologhi, io già li conoscevo, non ci stavo attento al dettaglio, che già sapevo quello che era. Certe volte era più la mia presenza era più formale che sostanziale. Aspetti, no, io posso, scusi, sì. La domanda, la risposta mi pare che è troppo vaga rispetto alla precisione della domanda. Sì. Allora la riformulo. Intanto, ricorda se c'è stata una riunione di commissione provinciale di Cosa Nostra nella quale si deliberò formalmente l'omicidio dell'onorevole Lima? Allora, riunione di commissione provinciale ci sono state più di una. In che periodo? Io dal 90 al 90 due fino a che adesso da Riina sono partecipato a 4, 5, forse qualcuno di più. E quindi io in queste riunioni successive, siccome già l'ho fatto l'onorevole Riina, non ci stavo attento, io stavo attento a quelle che erano le novità dell'oggetto, perché l'onorevole Lima già sapevo che il dottor Lima, il dottor Falcone, il dottor Borsellino, questi io già li sapevo da
da una vita. Ogni volta c'era una novità, dipende qual era l'esigenza del contendere. Attraverso questi fatti mi ricordo che si discuteva in commissione Cosa Nostra. E quindi se ne è discusso in più riunioni della commissione? Sì. Allora, andiamo. Dopo più discussioni c'erano ricordi, rinnovamenti. Ora lo dettagliamo meglio. La domanda la facciamo ancora un passo indietro. Lei ricorda quando Cosa Nostra ebbe la percezione di avere, scusi l'espressione, perso il maxi processo? Non ho capito bene. Allora, cioè, che il maxi processo fosse andato male, che il maxi processo fosse andato male, lo avete appreso dalla sentenza della Cassazione del 92 o ne avevate percezione già da prima? No, già l'avevamo percepito da molto tempo prima. E da che cosa lo avevate percepito? Quanto tempo prima, per essere più preciso? Guardi, diciamo che da quando già fu assegnato in commissione, c'è cioè in Cassazione, cioè, facciamo un piccolo passo indietro. In Corte d'Assise d'Appello il processo stava andando bene. Cambiò la situazione quando cominciò a collaborare Francesco Marino Manoia, che cominciò a collaborare nel corso d'opera. E stavano forse quelle che erano le aspettative, tanto che io ero stato assolto in primo grado, in secondo grado poi sono stato condannato come tanti altri, come le condanne al gas e via dicendo. Quindi poi si sperava di poterlo aggiustare in Cassazione. Sì. E da lì sono stato. Attraverso quali strumenti lo volevate aggiustare in Cassazione? Come? Principalmente con la corrente attraverso l'onorevole Lima e l'onorevole Andreotti. Poi c'erano. E quindi in Cassazione quali erano le vostre aspettative? Ma lui doveva intervenire principalmente, se non ricordo male, che ci fu di evitare la cosiddetta la rotazione dell'assegnazione. In maniera doveva fare in modo che arrivasse a dottor Carnevale, in sostanza, questo era l'interesse di Torino. Sì. Che poi il dottorino attraverso altri canali avrebbe, nel merito ci sarebbe entrato, ma quantomeno voleva che lui facesse in modo che facesse assegnare questo processo al dottor Carnevale. Sì. Nel merito lui pensava di farlo gestire attraverso un amico di Mazzara del Vallo, un avvocato, non mi ricordo, che con Carnevale erano molti amici si conoscevano, non so se per quale fine o per quale motivo, sì. E c'erano anche altri tentativi, sì. E quindi la rotazione di questa turnazione nell'assegnazione dei processi in Cassazione, come dire, sconvolse le vostre aspettative? Sì, con l'intervento del dottor Giovanni Falcone. Ecco, parliamo di questo intervento. Voi avete avuto notizie, avete saputo o solo sospettavate che il dottor Falcone fosse intervenuto direttamente in questa turnazione? Ma l'abbiamo capito subito quando lui da Palermo se ne andò a Roma per andare a fare principalmente questo fatto, che era un lavoro suo, quindi volevo portarlo a termine. E quindi attribuivate a un interesse diretto, a un intervento diretto di Falcone, questo cambiamento dei piani, cioè il fatto che il processo non fosse andato al presidente Carnevale? Davamo la colpa a Falcone, ma principalmente a Martello, che gli aveva consentito di fare questo, cioè di andare a occupare questo posto. Ho capito. Questa la si può considerare una concausa della deliberazione di uccidere il dottor Falcone? Anche qui io la volontà di uccidere il dottor Falcone per me risale già subito dopo che Nisce. Ho fatto pure dei tentativi, ho studiato pure delle abitudini, per una serie di fatti sempre veniva rinviato. Quando invece fu l'ultima battuta, sapevo di questo fatto, però io non sapevo ancora la volontà del dottor Rina, io c'entro, fra virgolette, per sbaglio, in questo attentato. Senta, a proposito di questo... Presidente da Milano? Sì. È rientrato Torino, quindi diamo atto verbale che è presente adesso. Grazie. Chiedo scusa, più per sbaglio o per coincidenza? Non l'ho capito. Cioè io entro nella fase, sapevo la deliberazione, sapevo la volontà di Torino, io entro nel piano esecutivo di portare a termine tutta una serie di attentati omicidiari. Io forse direi prima di andare avanti su questo per evitare di ritornarci.
prima di questa esecuzione, sì, ma direi anche sì, prima di Lima, in prossimità ci sono state riunioni della commissione provinciale, cominciamo da lì. Che io mi ricordi, l'ultima fu, credo, come di solito si faceva sempre, Natale 91, tutta allargata. Successivamente... Cerchi di essere un po' più preciso su questa, dove si svolse, chi partecipò, chi parlò. E l'ultima che mi ricordo fu a casa di, del cugino di Salvatore Cancema, di un certo, non mi ricordo come si chiama. In che zona siamo? Vediamo. Zona sempre della Porta Nuova, cioè un territorio Palermo Centro. Cugino, era un cugino di Salvatore Cancema questo. È possibile che si chiami Guddo? No, c'è un altro che pure è stato individuato. Quando a casa di Guddo ne abbiamo fatto altre di riunione, ma questa che mi ricordo credo che sia l'ultima. Che mi ricordo anche la presenza di Nino Giuffrè, si chiama questo, è stato già individuato, è stato venuto pure alla casa, avendo assistito altri processi, però in questo momento non mi viene nome. Vito, era uno scantinato, comunque vicino a casa Guddo, che Dottorina si muoveva sempre nell'ambito della casa sua, dove abitava vicino alla rotonda, si muoveva diciamo, nell'arco di un chilometro, 2 chilometri, non andava oltre. Sì. Si muoveva nel territorio di Raffaele Ganci, di Angiola Barbera e Salvatore Vincenzo, o Biondino Salvatore. Va. E quindi chi partecipava a questa riunione, chi parlò, se ci fu un dibattito su queste deliberazioni omicidiarie? Partecipavamo quasi, no qua tutti, credo che fu un momento che in 2 o 3 occasioni partecipavano tutti. Allora eravamo... Tutti intende dire sia i capi mandamento di Palermo città, per così dire, che anche della provincia? Provincia, sì, tutta. Posso fare il nome? Sono... Sì, certo. Salvatore Rina per Corleone e capo provincia. Biondino Salvatore che si sostituiva Giuseppe Giacomo un bambino. Angelo Barbera per Portanova, per Passo di Ricano che sostituiva Salvatore Buscemi, Matteo Motisi per Pagliarelli, Salvatore Montalto che sostituiva il padre per Villabate che prima era Bagheria e poi è diventato Villabate, io per San Giuseppe Alli, Giuseppe Gaviano per Brancaccio, Francesco Loiacono per Partinico che sostituiva Geraci Antonino il Vecchio, Giuffre Antonino per Caccamo, Savuccio Madonia per San Lorenzo, Pietro Aliere Calloreco per San Paolo di Gesù, Raffaele Ganci per la Noce, credo di averli detto tutti. Brancaccio dice. Chi? Ha detto, ha parlato di Graviano. Giuseppe Graviano, sì, Brancaccio. Va bene. Quindi... E questi, attenzione, questi a ritroso sono ripetuti nel tempo, li posso dire quelli fatti tipo abbiamo entrato completi questa. Sì. Ci dica come si svolse questa, si svolse che, questa riunione. Chi prese la parola, che cosa disse, per quello che le ricorda. Ma come capisco svolto, che avendone fatte altre si possono sovrapporre i ricordi, ma cerchiamo di essere il più preciso possibile. No, non ho difficoltà. Di solito in queste circostanze li prendeva sempre Salvatore Rina, erano quasi sempre monologhi. Difficilmente qualcuno interveniva. Che quando parlava lui, sì, tutti gli altri ascoltavano o per amore, per timore, o per coincidere, perché gli conveniva. Era quasi sempre lui che parlava. Interveniva qualcuno, tipo, mi ricordo Matteo Motisi che faceva un intervento, non mi ricordo quale motivo, e quasi non lo riproverò, ma per l'educazione per l'età l'ho messo un po' a tacere. Ed era quello che voleva uccidere tutti, che si doveva vendicare, che non riusciva più a portare avanti quelle che erano le sue esigenze, dell'interesse di Cosa Nostra, che lui stava facendo tutto, che la politica si stava, politica, che i politicanti lo stavano tradendo, questa era la sostanza dell'argomento. Ho capito, quindi specie i nomi di quelli che dovevano essere le vittime di questa... Sì, ma faceva i nomi. Sì. Quali nomi fece in questa riunione del 91? Ma principalmente c'è il dottor Giovanni Falcone, quello era il suo chiodo fisso. Poi c'è quello del dottor Borsellino che lo nominava da tanto tempo, si è aggiunto Lima che io già sapevo, e poi tutta un'altra serie di nomi di politici. Dobbiamo dirli tutti loro. Sì, se prima, lei li ricorda. Prima di tutto, il primo di tutti era Giovanni Falcone. Il secondo era il dottor Borsellino che io sapevo da già dagli anni 80.
Si c'è giunto a questo in base a quello che già, perché nel 91 già mica aspettavamo la sentenza di Cassazione che veniva confermata e approvata, e quindi pubblicamente esternava la volontà di uccidere Lima. Credo qualche altro politico, non mi ricordo se fece quello di Manino o di qualche altro, il nome di qualche altro l'abbia fatto, là in quella circostanza non disse dobbiamo uccidere, tu pensi a questo, dobbiamo uccidere, punto. Senta, abbiamo capito, perché ne ha parlato fino a per me non ci dobbiamo rompere le corna per semplificare, certo, il concetto della discussione. Certo. Le ragioni stratificate nel tempo, sommate nel tempo, dell'odio di Cosa Nostra verso Giovanni Falcone, poi ritenuto addirittura responsabile della questione della Cassazione, ne abbiamo parlato. Per quanto riguarda il dottore Borsellino, lei ha detto, ne avevo già sentito parlare dagli anni Ottanta per varie ragioni, vuole indicare per piacere le ragioni che lì si discussero, però brevemente, se sì, le conosce, sì. Senza... No, non le conosco perché sono, lo so, e per l'arresto di Leucola Bagarella, che era indagato per via Pecorino Girardo per un omicidio, e il dottor Borsellino non lo voleva accondiscendere alla sua richiesta di aggiustamento, perché gli qualcuno tentò di avvicinare, sì, il dottore Borsellino per, sì, per questo. Ho capito. Anche le motivazioni per cui si decise di uccidere Lima, come dire, le abbiamo, mano a mano che lei ha parlato oggi, le abbiamo capite, uno scontento generale per questa vicenda. Per gli altri politici, lei ha detto Pannino, furono esplicitate o, anche se non furono esplicitate in quella riunione, erano state discusse, erano note a voi, all'entourage vicino a Rina, queste motivazioni che inducevano Rina a dire che bisognava uccidere Manino? Perché ma bisognava ucciderlo? Per quello che so io, credo ci fosse un'altra lamenta, ma principalmente quello che so io, che non si era interessato per l'esito del Machis, della sentenza dell'omicidio del capitano Basile, che lui doveva intervenire attraverso il notaio Ferrari, che a sua volta il notaio di Ferrari doveva fare un intervento per il presidente, non trovo l'altra fila. Comunque so che c'era questa lamentela nei confronti dell'onorevole Manino, che non si adoperava come voleva Salvatore Rina. Ah, ho capito. Però attenzione, c'erano anche delle lamentele delle argentine, quindi io non conosco tutta la storia. Una principale, io questo lo so perché l'ho vissuto in prima persona. Quindi ci potevano anche essere altre cause, altre motivazioni. Sì. Senta, lei sa chi all'epoca, diciamo nel periodo immediatamente precedente l'omicidio Lima, potesse essere indicato quale il suo successore politico in quell'area della Democrazia Cristiana? Chi poteva essere sostituto? Sì. Lei conosce il personaggio politico Purpura? Sì, come no, posso spiegare. Dopo l'omicidio Purpura si pensava che poteva essere che noi l'omicidio Lima, noi nel commettere anche omicidio facevamo anche politica, nel senso. Dopo l'omicidio Lima, che in qualche modo aveva messo in discussione la candidatura del presidente della Repubblica Andreotti, per azzopparlo, se eventualmente l'onorevole Lima, cioè l'onorevole Purpura, avesse proseguito in questa attività politica, perché non siamo nelle elezioni nazionali, avremmo ucciso lui se avrebbe continuato in questa attività a sostenere l'onorevole Andreotti. Ho capito. Senta, si parlò mai all'interno di Cosa Nostra in quel periodo, ovviamente, delle varie riunioni, di uccidere lo stesso onorevole Andreotti? Per quelle che sono le mie conoscenze, esternazione di volerli, e siamo sempre qui nella percettazione di capire, di uccidere materialmente no, cioè di rompere le corna sì, però in quel momento io che ne ho parlato con Salvatore Rina, il primo obiettivo era di non farlo diventare presidente. Allora in che senso quando che dice di rompere le corna sì, di uccidere, no, allora, che cosa si voleva ottenere con questo rompere le corna, nel senso, qual era lo scopo? Lo scopo è che non aveva soddisfatto a sua volta le richieste di Cosa Nostra.
essendo che lui ne aveva indirettamente attraverso i cugini Salvo avuto dei benefici, quindi siccome già c'erano stati questi contatti. Quindi rompergli le corna in questo caso cosa significava in concreto? Nel senso che lo volevo uccidere, ma detto così, però nel dialogo tra me e Rina, che abbiamo avuto più di una volta questo dialogo, non c'è ho dato l'incarico a Tizio a Caio, tu interessati, dobbiamo rompere le corna in modo di arrivare all'estremo. In quel momento, io parlo del 92 che ho vissuto in prima persona, era rompere le corna, però in questo momento l'obiettivo principale era, siccome lui voleva arrivare Presidente della Repubblica, metterlo in difficoltà e non farlo diventare Presidente della Repubblica. E questo ci siamo riusciti attraverso Pittorio. Rompergli le corna come sinonimo di uccidere politicamente? Sì, almeno la mia interpretazione del dialogo fatto con Rina era questa, diversamente da quando dice a questo lo devo ammazzare. Ma in sostanza era soltanto ai fini punitivi, volevano punire. Punitivi però. O c'era dell'altro, per capire bene. Almeno, signor Presidente, io concretamente di voler uccidere Andreotti, però politicamente c'era tutta la volontà di mettere in difficoltà, questo sì. Okay. E ci siamo in qualche modo riusciti. Si fece anche, cioè in Cosa Nostra girava la volontà, c'era la volontà e se ne parlò in quelle varie riunioni anche di uccidere l'onorevole Martelli. Sì, anche qui mi sono adoperato per studiare l'abitudine, ma qui era concreto, dico la differenza tra uno e l'altro, qui era la situazione concreta. In che senso concreta? Che vuole dire? Che ho mandato una persona vicino a me con me per cominciare a studiare le abitudini dell'onorevole Martelli, che era che quando sono giorni 92 e credo per la precisione ci dovrebbe essere un fermo di polizia di Canosa Giorgio nelle vicinanze dell'abitazione dell'onorevole Martelli. 92 sa collocarlo con riferimento. Dobbiamo essere metà 92, da agosto, settembre, non mi ricordo con precisione. Quindi dopo le stragi. Nel corso di questo progetto. Non lo ricordo. Senta, quindi per Martelli c'era già un piano operativo, e sì. Per Mannino invece non c'era piano operativo. No, Mannino c'era, però ci fu. Dobbiamo arrivare nel tempo. Dopo l'omicidio Lima. Ci fu la strage del dottor Falcone, ci furono altri due incontri tra me e lui intermedi a quattro occhi. Tra me e lui chi? Tra me e Totorrini. Sì. E in uno di questi incontri mi disse di cominciare a valutare di uccidere l'onorevole Mannino. Io in questa circostanza gli feci presente che avevo bisogno di tempo perché non conoscevo le abitudini, quindi avevo bisogno di studiare le circostanze, e diede l'incarico per questa attività a... Comunque, sì. Poi questo sarà oggetto sì, di esame sì, più approfondito. Sì. Comunque anche per Mannino c'erano anche sì, se in un momento successivo c'erano stati piani operativi. Sì. Quindi Mannino operativo, Martelli operativo... purpura eventuale solo se avesse continuato sì, la politica sì, di riferimento con Andreotti. Se ti ricorda se ci sono stati anche sempre in quella forma deliberazioni nelle varie riunioni, volontà di Cosa Nostra, diciamo più ampiamente volontà comune di Cosa Nostra di uccidere l'onorevole Andò. Sì. Perché? Perché, ripeto, quelle che sono le mie conoscenze, per esempio per i suoi programmi dell'attività di contro Cosa Nostra. E di uccidere l'onorevole Scotti? Lo di Scotti io, che io sappia no, è la prima che volta che lo sento dire. Senta, se lei... Però non lo escludo perché ne seguo tutto di Cosa Nostra. Che lei ricordi, si parlò mai in questi ambiti di coinvolgere oltre che direttamente l'onorevole Lima anche il figlio di Lima? C'era una sorta, si pensava di, sempre quella fase, sai che se avrebbero un figlio, l'onorevole Pupper avrebbe sostenuto l'attività dell'onorevole Androtti, avremmo proseguito, era questa la linea di interessi. Ho capito. Senta, lei sa... Comunque è stato fatto il nome, cioè eventualmente uccidiamo il figlio di Lima. Il figlio di Lima. Mi corregga se sbaglio, queste deliberazioni, Falcone, Borsellino, Lima,
Mannino, Martelli coinvolgevano, immagino, l'intera Cosa Nostra, no? Non certamente la sola Cosa Nostra della provincia di Palermo. Tutta l'intera Cosa Nostra. In particolar modo dottor Riina, la persona di dottor Riina. Riina, lei ha detto prima, era a capo della commissione provinciale, ma anche della commissione regionale. Sì, ma aveva un fatto specifico personale, questo gli aveva più interessi di tutti. Ok, lei sa, anzi, secondo le regole di Cosa Nostra, visto la premessa che io ho fatto prima, di questi atti deliberativi omicidiari così coinvolgenti, la commissione regionale doveva essere coinvolta, interessata, o comunque doveva avvenire lì una interlocuzione su questi fatti? Secondo le regole sì. E nei fatti? Nei fatti non lo so, perché non è stato un momento che non ho partecipato, cioè non ero molto vicino più come prima in quanto Torino, anche nel 90-92. Quindi lei non sa se prima o dopo o durante quelle varie riunioni delle commissioni provinciali di cui ha parlato prima si sia tenuta anche una riunione della commissione regionale nell'ambito della quale Riina ha comunicato questa strategia stragista? No, non lo so dire. Non lo so, non ne ha mai sentito parlare neanche. Senta, lei sa se ci fu una riunione di commissione, poi vediamo che commissione, tenutasi a Enna? No, non ne sono nulla di questa cosa. Non ne ha mai sentito parlare? Processualmente, di Cosa Nostra no. No, deve riferire ovviamente. Certo, dico da nostra, che... certo. Per chiarire, nel senso. Chiaro. Sì, ho ascoltato durante mesi. Stato, lei è già presente in questo processo, quindi evidentemente ha ascoltato quello che ha riferito. Senta, chi si occupa? Soggetto. Anzi, come mai, visto che lei ha detto più volte prima che il chiodo fisso di Riina era il dottor Falcone, come mai interviene prima l'omicidio Lima e poi l'omicidio, la strage di Capaci? Guardi, sinteticamente ci devo fare un passaggio per poter fare capire. Io rientro in questo piano stragista, quello esecutivo, per puro caso, come ho detto poco fa. Che a un dato punto mi viene a trovare Giovanni Scaduto, uomo d'onore della famiglia di Bagheria, e non mi ha trovato, mi cerca attraverso il mio cugino Santi Pullarà, dice, mi cerca, c'è Giovanni Scaduto che ti vuole parlare urgentemente. Dico, va bene, siccome era urgente, fallo a prendere, e torno, in giornata lo fa cercare, torno, mi ci incontro, e mi ebbe a dire, sai, c'è Nino Cinano, coimputato di questo processo, e dice, chi ha avvicinato a Gaetano San Giorgio? E dice, senza spiegare il motivo, però si capiva, e ci richiedeva le abitudini di uccidere Ignazio Salva. Cioè, non gli ha detto dobbiamo uccidere, però gli dice dove sta la faglia, dove va, se va a Roma, le abitudini. A quanto pare che Adriano San Giorgio, questo non lo so, non essendo, forse non conosceva la carattere criminale di Nino Cinà, o non conosceva la personale posizione, lo ascolta, si confida con Giovanni Scaduto, e Giovanni Scaduto viene a trovare me. Io gli dico, Giovanni, aspetta un attimo, attenzione, e mi dà la disponibilità, l'intuizione che ha Gaetano San Giorgio e Giovanni Scaduto, mi danno la disponibilità di mettersi a disposizione per portare avanti eventualmente questo crimine. Io mi incontro con, immediatamente chiedo un incontro con Salvatore Riina mi riceve nell'arco di uno o due giorni, che gli faccio premura, e gli racconto l'antefatto, dandogli pure la mia disponibilità, se quanto è questo, stiamo capendo il vero. Lui mi conferma, le fatte, e mi dà contestualmente l'incarico, cominci a lavorare tu, visto che già il canale di Gaetano San Giorgio sul fatto. Dico, c'è premura? Dice no. Dopodiché siamo entrati negli altri argomenti e abbiamo affrontato anche l'omicidio dell'onorevole Riina, che lui già ci stava lavorando con altri soggetti. Dice, però se tu hai la possibilità, commettilo pure.
Poi abbiamo fatto altri nomi, ma prevalentemente in quel momento abbiamo parlato dei due. Sa se la sentenza già c'era stata? Sì, già la sentenza. Quindi siamo dopo. Quindi tra la sentenza dobbiamo parlare di cassazione e l'omicidio libero. Perfetto. Qui possiamo fare, guarda, c'è un ricordo preciso, io faccio con la mia data il 20 febbraio 1957. Io il 25 giorno mi sono incontrato con Salvatore Rina per sistemare la diatriba tra me e Di Maggio. C'era Luca Pagarello, c'erano quattro uomini d'onore, dopodiché ci siamo rivisti per questi altri fatti, quindi ero già la militante, perché io comincio la militanza il 31 gennaio 92. Quindi oggi io entro. E siamo qualche giorno dopo il suo compleanno, non ho capito bene. Io mi incontro, quando mi incontro con Salvatore Rina e ancora non si parla di omicidio né di Lima né di questo, io mi ci incontro per problemi interni di Cosa Nostra ed è 20 febbraio 92. Poi mi ci rivedo attraverso questa notizia, ma siamo a distanza di giorni. E da lì io entro nel piano cosiddetto stragista. Ho capito. E lui però già parla di un progetto già in corso per Lima. Quindi la priorità della cadenza degli omicidi la dà Rina. Sì, decide lui che prima si fa Lima e poi si fa Falcone. Perfetto, le spiego subito perché Lima? Perché la presidenza di Lima ricadeva in quanto già si cominciava a vociferare che il presidente dell'onorevole Andreotti aspirava a diventare presidente della Repubblica. Quindi il nostro documento tra me e lui a quattro occhi, il fine è indebolire questa posizione. Quindi attraverso l'omicidio di onorevole Lima, che già discusso come mafioso, vicino mafioso, vicino salvo, quindi l'avrebbe messo in difficoltà. Quindi visto, poi vorrei capire se era stato Rina a stabilire questi tempi in relazione ai tempi istituzionali, no? C'era vicino l'elezione del Presidente della Repubblica, Andreotti era candidato a presidente. Prima c'erano quelle le nazionali e poi si parlava, già si cominciava a discutere. Non parliamo di candidati, di ipotesi. Sì, di già si cominciava, che mi ricordo già si cominciava questa aspirazione che nella carriera dell'onorevole Andreotti gli mancava solo il Presidente della Repubblica, e già da tempo si vocificava che lui il prossimo incarico che voleva era questo. Ho capito. Quindi, sintetizzando quello che lei ha appena detto, l'omicidio Lima viene anticipato rispetto alle priorità che aveva manifestato Rina, quindi prima Falcone, Borsellino e poi Lima, viene anticipato o comunque viene deliberato di essere fatto per prima perché per influire su queste scelte politiche a livello istituzionale dovevano avvenire. C'era una vendetta ma un effetto politico. Perfetto. Ascolti, lei sa se qualcuno delle altre possibili vittime, quindi Martelli, Scotti non l'ho detto io, Mannino, Purpura, Andò, se qualcuno di questi in quel momento deliberativo era Ministro della Repubblica? Che mi ricordo l'onorevole Martelli era Presidente, aveva Ministro della Difesa, Grazia Giustizia, Grazia Giustizia, sì. Andò della Difesa, devo fare un piccolo passettino indietro. Dica. Dopo l'omicidio Lima e l'incarico di Ignazio Salvo, dottor Rina fissa un altro appuntamento dove, una volta che io entro in campo a prendere conoscenza di tutti, in questa riunione ci sono io, Salvatore Biondino, Cancemi Salvatore e Raffaele Ganci. In questa riunione, a casa di Guido Salvatore, in funzione di quanto è stato discusso, si parla di mettere in atto già i fatti esecutivi. E quindi si parla il nome del dottor Falcone, già lì è stato ucciso, Andò, Mannino, mi ricordo come ora Biondino, non ci dimenticavano del dottor Borsellino, Cancemi, se non ricordo male, fa il nome del dottor La Barbera, e Rina Badire, cioè ti faccio fare lo sceriffo io a questo in quanto avevo ucciso un... Diciamo è una parentesi un po' troppo lunga, che ci fa perdere la frase principale. Ho finito. Dopodiché in quella circostanza mi passa, che già è stato ucciso l'onorevole Lima, mi passa l'incarico di uccidere il dottor Giovanni Falcone. Sì. Che già era in fase di studio con antisoggetto, attenzione.
Quindi era un progetto già iniziato, sì. E lei interviene a quel punto, allora, sul carico. Già mi ha dato l'incarico a Bernini di studiare e quant'altro, poi me lo passa a me, io lo rielaboro il progetto in base alle notizie che abbiamo dato e poi lo porto a termine. Va bene. Senta, signor Brusca, rispetto a questa strategia stragista generale e alle modalità, come dire, concretamente ipotizzate per portarla a termine, c'era anche qui una differenza di vedute tra Riina e Provenzano? Anche qui c'era, non quella circostanza, ma già da tempo una strategia di veduta della finalità, le modalità, non la finalità. La finalità è uguale, l'abbiamo detto. Perfetto. Le modalità, tipo, una volta ho partecipato anche a questa circostanza, ma già quello 86-86, no, 86-87, credo, sì, era una riunione della famiglia dei Corleonesi, si parlava di Uzzini e Giovanni Falcone, e Provenzano gli ebbe a dire, dice, ma non c'è bisogno di ucciderlo a Palermo, dice, eventualmente lo facciamo trasferire a Roma e ce lo andiamo a cercare a Roma. E la Riina lo trattò, diciamo, un po' a pesce in faccia, dicendo, dice, ma che vado cercando Giovanni Falcone a destra e a sinistra, ce lo devo uccidere qua a Palermo. Senta, ricorda se, parlando, non so, con chi, se questa vicenda del trasferimento del dottor Falcone altrove è comunque fuori da Palermo e fuori dalla Sicilia? A Roma. È a Roma. E ad opera di chi doveva avvenire, attraverso che cosa era questo trasferimento? Ah, non so come, dottor Riina si lamentava che era un frutto di argomentazione tra Vito Ciancimino e Pino Lipa, e Bernardo Provenzano. Vito Ciancimino quindi in qualche modo doveva essere coinvolto in questa agevolazione di un trasferimento, di una nota. Diciamo, che uno dei lamentele, dottor Riina, si diceva che Bernardo Provenzano si apriva troppo con Vito Ciancimino, quindi entravano forse nei dettagli un po' particolari. Ho capito. Quindi Provenzano, che coerentemente al suo ruolo, come dire, di pompiere, dice, facciamolo fuori dalla Sicilia per evitare di attrarre cose. Riina che dice, io ci metto la faccia e mi assumo la responsabilità. Sì. Però ancora una volta abbiamo visto, prevale la linea di Riina. Sì. Fino a quando questa situazione permane? Cioè, c'è mai un momento in cui, laddove sono entrambi liberi, latitanti, Riina e Provenzano, prevalga in qualche maniera, in qualche tempo, la linea di Provenzano? Per quelle che sono le mie conoscenze, no, ha prevalso sempre quella di Riina. Ok. Senta, vabbè, sulle modalità operative, ovviamente dell'omicidio Lima non diremo nulla, abbiamo la sentenza che è anche di Capaci. Se mi permette, su Capaci, ma due paroline, nel senso, per completare, la strage di Capaci, siccome io ho assistito alla volontà di Riina di farla con premura, già lui aveva dato incarico ad altri per farla a Roma, che io già bene o male sapevo, non conoscevo i dettagli, però sapevo di Giuseppe Gaviano, Sinacori, Messina Matteo Denaro ed altri che si muovevano su Roma per questo, per diversi altri. E a un dato punto, quando in quella commissione dottor Riina mi dà l'incarico, prima di darmi il carico definitivo, mandò a chiamare Vincenzo Sinacori, che era a Roma, siamo a metà, nella seconda decade di marzo, gli revoca l'incarico, e a me mi dice, vai definitivo, cioè vai avanti, cose che poi successivamente Sinacori mi conferma quello che avevo capito quel giorno. Qual era il fatto? Che a un dato punto, quando con la strage del dottor Falcone, abbiamo definitivamente messo fuori gioco la presidenza di Andreotti. Questo l'aveva già detto prima, sostanzialmente. Pensavo di no. Pensavo che lo scopo era quello. Con l'onorevole Lima, però, ancora quello. Lei si riferisce a... Cioè, quella di l'onorevole Lima ancora era, diciamo, discutibile. Con l'omicidio, con la strage del dottor Chinnici e del dottor Falcone, poi la Presidenza della Repubblica
fu appena accelerata, che prima c'è stato l'atto. Quindi, allora, per capire un poco meglio, nel senso che quindi fu una volontà acceleratoria, in un certo senso, fu manifestata una volontà acceleratoria, a quel punto finalizzata sempre alla vicenda Presidenza della Repubblica? Perfettamente. Ecco, uccidere Giovanni Falcone come ostacolo. E chi è che lo disse? Cioè, Giovanni Falcone come vendetta, però non c'era niente da fare. Però in quel momento lui aveva la frenesia di poterlo... Allora, questo ha fatto bene a precisare, allora, perché non era stato chiaro. Appunto, quindi deliberazione di uccidere, di anticipare, diciamo così, per influire sulla nomina del Presidente della Repubblica. Sì. Ma... Che fu oggetto di discussione successiva. Ok, certo. Ma io le chiedo, il fine di influire su questa nomina del Presidente della Repubblica fu anche causa della scelta delle modalità della strage di Capaci, cioè non Roma ma Palermo, delle modalità eclatanti? Ma guardi, io per quello con Scorrina non l'ha detto chiaro, però siccome a quanto pare quelli in trasferta a Roma perdevano tempo, una volta che gli do la disponibilità, lui comincia a gestire un po', perché poi scopre altre cose, quindi toglie l'incarico, perché ci questi che sono a Roma mi faccio avvertire, non fanno quello che devono fare, quindi a lui la frenesia. Conoscendo il mio carattere, mi dà l'incarico e ci comincia a studiare, nell'arco di poco tempo lo porto a termine. Poi ci rivediamo, prima ancora del Brindisi, e commentiamo l'effetto che ho avuto e quello che era il nostro obiettivo discusso prima. Nella ricerca... Così intende, sì, sempre sì. Presidenza della Repubblica. Sì, chiedo scusa, lo devo dire altrimenti... No, ma lo deve dire perché... No, con una fave abbiamo preso due piccioni. Mi chiedo scusa ai familiari, a tutti, però questo è l'argomento del quel giorno fatto con Totorino. Ascolti, non so se è per raggiungere questo obiettivo o meno, questo sarebbe una considerazione. Nella discutere le modalità operative della strage di Capaci, tra lei e Rina e eventualmente gli altri componenti, si discusse anche del fatto che si doveva trattare di modalità particolarmente eclatanti, visibili, straordinariamente, come dire, eclatanti rispetto all'obiettivo di uccidere una persona. Non so se mi spiego. Cioè, sì, chiarissimo. Guarda, lui interessava uccidere Giovanni Falcone, si parlava addirittura, io sono stato, ho ridotto la quantità, e lui addirittura mi parlava di mettere 1000 chili di esplosivo e voleva riempire lui e gli altri uno dei sottopassaggi della Palermo Mazzara. Sì, ma lo scopo della domanda, della domanda era questo. Cioè, voleva questo per essere sicuro che venisse ucciso il dottore Falcone, voleva uccidere, o perché volesse fare un atto particolarmente eclatante? La spettacolarizzazione era in secondo piano. Non gli interessa. Però interessava uccidere l'obiettivo. Ok. Va bene, senta, signor Brusca, lei ha detto che un paio di mesi dopo il suo arresto comincia ad avere già i primi colloqui investigativi, no? Sì. E poi si apre, anzi i primi giorni dopo il suo arresto, i primi colloqui investigativi, e poi si apre a collaborazione circa 2 mesi dopo l'arresto. Sì. Così. Senta, vuole spiegare alla Corte che cosa, quali motivi, quali sono i motivi della sua collaborazione? Come anticipato poco fa, io per Totorrina stravedevo, sarei andato oltre a quello che è stato il mio operato, ma per una sorta di ideologia verso la persona, verso Cosa Nostra. Appena ho letto quell'articolo sul giornale di Sicilia, che mio padre in tanti modi aveva cercato di mandarmi anche a dire, perché io non l'avevo percepito, perché non immaginavo tanto, perché forse l'avevo ascoltato prima queste parole di Cancelli. Lì quel giornale lo prendevo, lo guardavo, dico no, non è possibile, e lo rileggevo, cioè, un attimo più vicino per vedere se avevo capito bene, leggevo, ed era così, erano quelle parole scolpite come su una lapide, come un epitaffio, erano là, non si poteva scappare. E sta cosa mi ha fatto riflettere, come mi ha detto una grande persona, ci ho dovuto sbattere
la testa. E che lì mi è caduto il mondo addosso, ma non tanto per la morte, perché si muore una volta sola e fa parte della vita, ma perché mi sono sentito tradito, umiliato, usato, avevo fatto tutto per lui, cioè mi sono cascate le... non lo so spiegare, cioè mi sono sentito, come so dire, niente, distrutto dentro di me. Quel giorno c'era mio fratello là dentro con me, quel giornale l'ho chiuso, l'ho buttato, l'ho bruciato, non mi ricordo che dovevo averlo bruciato per non farglielo leggere, perché se non me c'era mia moglie, mio figlio, i miei familiari, quindi non fargli leggere quella notizia che avrebbe creato già ulteriore stress a quello che era già la posizione latitante, che eravamo già abbastanza, pressati. E da lì a poco sono stato tratto in arresto e... vuoi per rabbia, vuoi per tutta una serie di reazioni, vuoi che quello che veniva descritto nel mio personale all'esterno non mi ci rivedevo, perché avevo fatto tutto per cosa nostra, erano, fra virgolette, giustificazioni, perché poi i fatti sono quelli, non c'era niente da fare, però c'era questa... per tale motivo scelgo di collaborare, ma tra dire e farci di mezzo a mare, tanto è vero che all'inizio della mia collaborazione è stata dura, difficile, ma soprattutto sofferta. E questo è stato il motivo principale, prevalentemente pensavo... Quelli secondari? Prevalentemente no, prima di tutto pensavo a mio figlio, perché non volevo che... al primo pensiero che non andavo a fare la mia stessa fine. Secondario nel senso che non riuscivo a... ci avevo fatto un mare di danno, avevo distrutto tante vite, avevo distrutto pure la mia e non sapevo più il perché. Senta... e vuole spiegare alla Corte perché questa sua collaborazione è stata graduale e stentata all'inizio? Ma inizialmente, per quello che ho detto poco fa, per un fatto caratteriale. Cioè, almeno da parte mia non è stato facile andare a accusare, sino a quello che il giorno prima ti ha aiutato nella letanza e andare a accusare non è stato... che non erano tutti dottorino, quindi c'erano rapporti personali, c'erano distinti. Chiedo scusa. Quindi c'erano rapporti personali, non erano tutti dottorino, quindi andare a accusare mi veniva difficile, lo ammetto, non è che era... c'era pure una sorta di risentimento verso le istituzioni, quindi c'era un complesso di... cioè non era uno stato sereno, uno stato mentale sereno. Dopodiché, superata questa prima fase, che è superata tutta, ma buona parte, si è aggiunto che c'è stato il ritorno in armi del collaboratore di giustizia di Maggio Baldassare, e che io dicevo alla procura di Palermo, guardate che lui non è altri che... e questo fatto, signor Presidente, è stato interpretato come se io volesse screditare i collaboratori di giustizia, che non c'entrava niente. Invece lui è tornato a sparare, è lui che sta facendo... quindi chi toccava Di Maggio era come toccare la luce, la corrente elettrica a 24.000 volt in questo momento. Quindi c'è stato questo rapporto con l'autorità, in particolare quella di Palermo, questa rigidità che mi è durata un po' del tempo. Piano piano, man mano che le cose andavano cambiando, che ho dovuto lottare duro, faticoso, sostenendo sempre quello che avevo detto, naturalmente stata facendo, poi le cose si sono sempre più chiarite, rettificate, ma però la radice era quella, e poi sono andato avanti fino ad arrivare ad oggi. Senta, lei all'inizio della sua collaborazione ha tentato di coprire le responsabilità di alcuni esponenti di Cosa Nostra che durante la sua vita in Cosa Nostra le erano stati particolarmente vicini? Uno di questi era Vito Vitale. E chi è Vito Vitale? Vito Vitale è un uomo della famiglia di Pattinico, che in quel momento mi era molto vicino, sotto il punto di vista umano, personale. E perché non lo ha subito accusato di episodi precisi che pure lei conosceva perfettamente? Ma perché è successo un altro fatto, che altrimenti probabilmente l'avrei fatto subito. È successo che io, appena sono stato tratto in arresto, d'accordo con le autorità giudiziarie per ottenere più risultati,
Abbiamo deciso di fare una sorta di collaborazione sotto banco per un periodo per catturare qualche latitante, cosa che è avvenuto. In questo periodo, quale latitante lei è riuscito a fare catturare? Prima tutto Pietro Carlo Greco e poi Pietro Aglieri, per non so per quale motivo, forse per una serie di piccole circostanze, anche Bernardo Provenzano. Quindi io frequentavo l'aula di giustizia normalmente come se ero un detenuto. In questa circostanza comincio a parlare con mio fratello Enzo. Perché parlo con Enzo? Perché aveva visto, non lui, ma Pietro Salerno, entrare dottor Luigi Savino e Claudio Sanfilippo dentro il carcere. Chi è Salerno? Chi è Pietro Salerno? Un matrone della famiglia di Brancaccio. Che era pure detenuto? Sì, credo dalla finestra che era al piano superiore, credo dalla finestra abbia visto entrare questi due gente. Quindi entrando questi due funzionari sta parlando con qualcuno. Certo. Quindi, siccome quello è un momento abbastanza proficuo per i collaboratori di giustizia, quindi subito entrano questi due funzionari, c'è qualche cosa che non va. Mio fratello dice, mi ha visto Pietro Salerno, c'è così così. E gli dico, guarda, sono venuti a cercare me per dire se volevo collaborare. O meno, però non gli dico già avevo dato il consenso, gli dico vedi ci sto pensando, vediamo quello che devo fare, se eventualmente tu mi darai un aiuto a salvare fra virgolette, non accusare, non coinvolgere Vito Vitale, e lui mi dà consenso, altrimenti non sarei caduto in questo tema. Questa precisazione perché mi pare che in questa cosa rientra una sorta di cambio, di scambio di persona che lei fa nel raccontare un omicidio, così? Sì, racconto il fatto totale che si trattava di un duplice omicidio avvenuto a Corleone, sostituendo mio fratello Enzo Brusca con Vito Vitale, pensando che mio fratello potesse pure collaborare se io gli avessi dato il consenso, che lui aspettava il mio consenso. E io ho avuto il sta bene su, altrimenti non l'avrei fatto. E quando fu della calunnia, con l'esperienza di oggi, per concludere, che sono stato condannato per calunnia, con l'esperienza di oggi sinceramente non l'avrei fatto. Io per non coinvolgere mio fratello mi sono addossato la colpa e sono stato condannato per calunnia. Ho capito. Senta, vuole spiegare le ragioni per le quali lei nel primo tratto della sua collaborazione, e devo dire anche per un lungo periodo, lei ha nascosto, celato, non detto il nome di Dell'Utri? No, dottor Teresi, mi chiedo scusa. Io non ho detto il nome Dell'Utri, basta leggere il verbale fatto con il dottor Chelazzi e si vede. Non avevo detto il contatto avuto Vittorio Mangano e Dell'Utri dietro mia richiesta di andare a contattare Dell'Utri per ottenere i benefici di carcerare. Sì, proprio in un ambito specifico. Cioè, perfetto. Le ragioni? Le ragioni, ripeto, c'era questa rigidità con il caso di Di Maggio, avuto con la Procura di Palermo. Sì. Però a un certo punto la stessa Procura di Palermo chiede e ottiene la misura cautelare nei confronti di Di Maggio. Sì, ma dopo, no, aspetti, nel frattempo però... Proprio per quei fatti a cui lei si è riferito. Sì, però, signor Presidente, purtroppo... Quindi a quel punto cosa la trattiene? No, aspetti. A un dato punto io durante l'interrogatorio, oltre a questo fatto, vedevo che c'era solo la Procura di Palermo, c'era anche la Procura di Caltanissetta che mi dava addosso e quindi più si andava avanti più mi irrigidivo. E c'erano le domande sui presunti mandanti occulti, si possono vedere i verbali, quindi c'erano queste domande precise fatte su, non lo dicevano chiaro, però per quel poco di capire si capiva che c'era un certo obiettivo, io mi irrigidivo. Era una sorta di, perché tu mi vuoi fare dire cose, è un mio ragionamento, attenzione, tu mi vuoi fare dire cose che non so, io non ti dico neanche, questa è una stupidaggine ma non te la dico, perché nel frattempo con i confronti di Dell'Utri e di altri c'è un sacco di accuse, dico che cosa le, questo è il mio ragionamento. Il tempo nel frattempo passava, ogni volta che io dicevo una parola c'erano sempre polemiche, c'erano sempre storie, quindi se superato questo momento, signor Presidente, io per un lungo periodo ho ritenuto di non farlo più per non entrare in polemica, ogni volta si faceva il nome di politica, c'erano sempre storie. Se voglio andare avanti, stando perché con le mie dichiarazioni va a cambiare niente sulla posizione di Marcello Lulli, quelle che erano le mie convinzioni.
Quindi questa era fino a un dato punto. Senta, questa gradualità di collaborazione ha avuto un momento finale? Sì. Qual è questo momento? Come noto, io sono stato indagato principalmente, sono stato indagato per estorsione, riciclaggio e via dicendo. Prima però che sapessi di questa indagine, che poi è scoperta quella nella, che oggi siamo arrivati a tentata violenza privata, io non lo sapevo che la Procura di Palermo stava indagando a 360 gradi, intercettazioni ambientali, telefonici e via dicendo. Contro di lei? Sì, contro di me. Contro di me mi ha collaborato, lei si riferisce al periodo in cui già collaborava, giusto? Sì, nel 2000, parlo del 2009. A un dopo punto, siccome io ho fatto richieste per la detenzione domiciliare, stranamente la DNA, quando si era scritta in maniera molto palese per parere favorevole, aggiunge una sintesi della Corte di Cassazione che di fatto rendeva quel parere da negativo, da positivo a negativo. Io più volte ho fatto richieste di poter interloquire con il dottor Grasso e con la DNA e con la di Palermo per capire quale motivo, però mi potevano dire: guardi, stiamo indagando, quindi c'è un minimo di riserva, questo lo capisco dopo. Mi dicono: la situazione è così, non possiamo fare niente, e più avanti si va. Non potendo fare io nessun'altra, non potendo, mi trovavo un muro di gomma, ripresento istanza, ma più che altro per vedere qual era la posizione, e questa sintesi rispunta. E il Tribunale di Sorveglianza mette un'ordinanza di rigetto che dice: qua tu non esci più da carcere, punto. A questo purtroppo ha influito molto nella mia situazione familiare e conugale, che già era di per sé grave, e mi creava problemi con i miei familiari, particolarmente con mia moglie, che lei, avendo seguito me, sacrifici, io sfido chiunque, cioè da sola con mantenuto un figlio, allora speravo un obiettivo di volersi comprare la casa. E dicevo io, dicevo di no, aspetta un altro, in sostanza ci chiamano degli attriti, che io non riuscivo a capire la volontà di mia moglie, che purtroppo non sempre si capisce quello che sta dicendo. Scusi un attimo, mi pare il discorso estendendo troppo. Io concludo, l'argomento lo chiudo, guarda, basta leggere l'intercettazione telefonica per rendere la situazione conto del rapporto mio e mia moglie, punto. Sì, finale. Sì, no, questo non c'è. Ora chiudo, vado avanti. A un dato punto, sì, prego. No, concluda. A un dato punto mi viene contestato, il 17 settembre mi viene contestato questa indagine, il riciclaggio, estorsione e via dicendo. Da subito io respingo le accuse, dicendo che non era così. Inoltre le missive che io avevo mandato, che stavo tentando di recuperare un credito, nessuna estorsione, nessuna cosa. Ma questo è il merito di quello che No, chiedo scusa. Non interessa, chiedo scusa, vado a sondare. Passiamo subito. A un certo punto succede, dopo quell'interrogatorio, altrimenti non sarei sincero con me stesso, alla fine dell'interrogatorio il dottor Ingoia scende in sala stampa e dice: chi nasce criminale muore criminale, tra le altre cose, dicendo la bontà dell'indagine, tutta una serie di fatti. E sta cosa sinceramente mi ha dato un po' di fastidio, premessa. Io nel frattempo però, a questo fatto, mi ero già incontrato con un familiare delle vittime. Con? Un familiare delle vittime. Quali familiari e di quali vittime? Lei mi mette in difficoltà. No, dico buscare. Vabbè, basta che lei lo indichi, tanto la vicenda, bene o male, è abbastanza conosciuta. Comunque, mi incontro con Rita Borsellino. Sì. Mi incontro con Rita Borsellino, quindi io capisco il sacrificio di questa persona che fa per incontrare me, moralmente, psicologicamente, si sposta da Palermo, viene a trovare me in una località che ometto per motivi di opportunità, quindi io mi sento infinitamente grato verso questa persona,
di stringermi la mano, a me, mio figlio, mia moglie, alla presenza di tanti altri. Quindi per me quello è stato il giorno più importante della mia vita. Dopodiché, dopo questo incontro, a distanza di un mese, mi manda a dire attraverso Roberto Guarnieri che mi vuole vedere a quattro occhi, che mi ha la necessità di chiedermi qualche cosa di particolare. Signor Presidente, che c'è bisogno di fare 2 più 2 per capire? Capisco che cerca la verità su suo fratello, novità su suo fratello, quindi la capisco. E ogni volta che io parto in permesso, come si può verificare dai permessi premi, prima di uscire chiamo Don Roberto e dico: faccia sapere alla signora che io sono in permesso, quando vuole sono a sua disposizione. Scusi, se la interrompo, chi è Don Roberto? Uno dei cappellani del carcere di Rebibbe, dove io sono attualmente dentro. Quindi non mi interessava il programma di protezione, non mi interessava niente, io volevo incontrare solo quella persona perché era di merito. E per me, una persona, quella che mi ebbe a dire, ci ha dovuto sbattere la testa, purtroppo sì. Quindi ho incontrato questa persona, ripeto, quel giorno sono stati circa un'ora e mezza, bellissimi, di un'emozione. Allora io, per tornare all'argomento, ogni volta che dava il permesso, la prima cosa che facevo, chiamavo Don Roberto e dicevo: fai venire, cioè fagli sapere alla signora che io sono in permesso, e fammi dove vuole, quando vuole e come vuole. Però a un certo punto la signora, con un'altra scusa, eludeva questo incontro. Sì, una volta avevo male, una volta impegni politici, per me non pensavo l'altro. Successivamente capisco che gli dicono meglio che non incontrassi, ma questa è una mia, nessuno mi ha detto sala, sempre se incontrare con Giovanni Brusca, dice in questo momento è meglio non incontrarci, ma questa, ripeto, è una mia deduzione. Finito, quindi io capisco cosa vuole, io alla signora Borsellino gli do l'anima, non mi interessa più né giustizia, non mi interessa più polemica, non mi interessa più niente. Allora, dopo che mi viene contestato quell'indagine, il primo è quello di volere in qualche modo affrontare il dottor Ingoia e dire: lasciamo stare quello che gli volevo dire, però che poi mi condisce. Dopo 2 giorni, dopo queste dichiarazioni, io faccio modello 13 perché ho necessità di poter conferire con la procura di Palermo e specifico il dottor Ingoia. Lui non è venuto perché forse già era partito per Guadalajara, non so per dove, ma non è venuto. È venuto il dottor Messineo e la dottoressa Sala. Allora evito questa polemica, questo contrasto che volevo affrontare con il dottor Ingoia e vado ai fatti, dire: guardi, che io fino ad ora non vi ho detto questo rapporto Vittorio Mangano che si è incontrato con Dell'Utri, pur raccontando il fatto, mancava solo questo fatto. E più tutta un'altra serie di circostanze. Ma perché io racconto questo? Perché io suppongo che la dottoressa Borsellino, perché il mio pensiero va a lei, non va a nessun altro, siccome ci veniva divulgata quell'intervista con i francesi dove si pensava che Vittorio Mangano, trafficante di droga con Dell'Utri e il dottor Silvio Berlusconi, quindi si potesse pensare che il dottor Borsellino sia stato ucciso per questo motivo e altre cose, per me non è così, quindi io non aspetto più di incontrare la signora Borsellino perché cerco di fare il mio dovere e dirlo ai magistrati. Allora, signor Brusca, chiedo scusa, volevo un attimo chiudere per quello che è ovviamente i limiti di interesse, forse volevo soprattutto della corte, completare questo perché sembra che voglia noi lo vediamo, quindi sì. Questo è il secondo tempo. Allora, prima la polemica, dopo c'erano che durante i colloqui, essendo che durante l'interrogatorio ho visto tutto l'impegno della procura, intercettazione ambientale, telefoniche. Diciamo che questa è la vicenda che la siccome io durante questi colloqui parlo con i miei cognati e faccio il nome di Dell'Utri, dicendo che io non l'avevo accusato. Però non mi ricordavo le parole dette, allora pensando se non vorrei che questi la procura pensa che se sono un altro caso Cerfeda, chi conosce la vicenda Cerfeda Dell'Utri, se ve lo dico io prima che voi me lo contestate, qual è il significato di quelle dichiarazioni. Dopodiché io, se in quel momento, senza fare il nome della dottoressa Rita, della signora del Borsellino, dico: guardate che io non ho altre conoscenze, c'è questo pezzo, mi mancava e ve lo dico.
Allora, e per chiudere questo, per capire, per chiudere, per chiudere questo definitivamente questo argomento, chiedo scusa, mi perdoni, il motivo principale è l'ultimo, perché gli altri due mi interessavano relativamente. Quindi potere in qualche modo contribuire alla sede di giustizia di Rita Borsellino, sì, e delle altre vittime di mafia. Sì, sì, esatto. Allora, non avevo altri interessi. Questo dato, questa sua così forte emozione per questa esperienza che ha vissuto, la possiamo considerare l'ultima tappa e quindi finalmente quella definitiva relativamente alla bontà della sua collaborazione? È totale, perché è completo, e nella polemica che volevo fare con dottor Ingoia, no, aspetti, lo devo dire, altrimenti siccome ho visto quello che non era, lo devo spiegare, altrimenti secondo me non si capisce, perché da questo momento in poi mi potete mettere con la microspia in testa, non c'è più niente da sapere, questo devo dire, non ho capito. Vabbè, io Presidente per adesso non avrei altre domande su queste cose, però seguirà il collega. E allora vogliamo fare una pausa.